partecipanti, saluto il Presidente della Corte d'Appello e ringrazio il Presidente della Corte d'Appello, il Procuratore Generale, il Presidente del Tribunale per la presenza e per l'ospitalità, l'Università degli Studi di Firenze, l'Avvocatura, Ordine degli Avvocati e Camera Penale per aver sostenuto e contribuito a promuovere questa nostra iniziativa. Questo seminario fa seguito alla pubblicazione di un... più vicino? Chiamerei anche qui al tavolo la professoressa Patrizia Giunti, avvocato Bisoni, avvocato Paparo. No, non ci sono. Sì. Dicevo, questo seminario fa seguito alla pubblicazione di un obiettivo, il numero 4 del 2018 di Questione Giustizia, rivista promossa da Magistratura Democratica, dedicato al tema della comunicazione giudiziaria. Ci è sembrato necessario fare il punto sul dibattito che nel nostro paese e in Europa è in corso da tempo su questo tema, che è un tema cruciale per la democrazia. E sul modo in cui, appunto, sul modo in cui la comunicazione giudiziaria oggi risponde alle esigenze, direi anche alle emergenze della democrazia, esigenze non soltanto di trasmissione di informazioni, di conoscenza, quindi di trasparenza dell'attività giudiziaria, di chiarezza e di intelligibilità delle decisioni, quindi diciamo di controllo sociale sull'operato della magistratura, quale necessario contrappeso anche alle prerogative di indipendenza e autonomia che caratterizzano l'esercizio delle funzioni giudiziarie, ma comunicazione come, diciamo, esigenza anche di ridurre, sviluppando l'attitudine a rendere conto del modo in cui si rende un servizio, si esercita una funzione e ci si confronta con un uditorio reale o ideale, quello della pubblica opinione, quando si prende una decisione, quando si rende una dichiarazione, l'esigenza di ridurre lo spazio che la distanza che esiste fra la giustizia amministrata e la giustizia percepita, quindi di ricostruire, di rafforzare, di preservare il rapporto di fiducia che consente con la collettività l'accettazione delle decisioni della magistratura anche quando non sono condivise, che deve fare da argine ad altre forme di legittimazione, pericolose forme di legittimazione legate alla ricerca o all'attribuzione del consenso. L'obiettivo sul numero di questione giustizia cerca di affrontare il tema della comunicazione in tutta la sua complessità, quindi comunicazione come attitudine ad un esercizio della funzione del decidere che, come scrive Elvio Fassone nel suo contributo, appartiene alle funzioni superiori, ma è al tempo stesso sottomesso alla responsabilità di presentarsi ad un ideale uditorio della ragione che è chiamato a comprendere il percorso mentale della decisione del giudice. Ma la comunicazione anche in un'accezione più ampia, che sempre Fassone chiama il modo comportamentale di comunicare. Quindi atteggiamenti, linguaggio, stile, modo in cui il magistrato si fa carico del dovere di entrare in relazione, rendere conto al proprio interlocutore delle proprie decisioni. Il dibattito suscitato da recenti pronunce e anche dalla motivazione di sentenze che hanno deciso su casi di gravi di violenza alle donne, costituisce un esempio evidente del ruolo che oggi la scelta del linguaggio, o meglio, che la scelta del linguaggio oggi non è soltanto un problema di chiarezza. Il linguaggio comunica. Il linguaggio contribuisce quindi alla qualità della decisione giudiziaria, alla qualità della risposta in termini di giustizia, quindi anche da un punto di vista culturale, all'accettazione della decisione, anche per chi in quella decisione non ha trovato una risposta alle sue aspettative, anche da parte di quella co della collettività quando quella decisione non risponde al comune sentire. Nei rischi dell'attuale contesto nel quale si teorizza la primazia assoluta e indiscutibile della volontà del popolo interpretata dai leader, non ostacolata dalle garanzie, dai diritti e dalle libertà, ci impongono di accelerare quella che è una svolta necessaria, svolta culturale su questo tema, trattato da quella che oggi ci sembra la prospettiva
che in interi settori ancora della magistratura, ma anche fra diciamo, gli attori della giurisdizione e in parte del mondo dell'informazione, non è ancora del tutto acquisita. Cioè la comunicazione come dovere, come aspetto essenziale del servizio giustizia che la magistratura e tutti gli attori del processo rendono alla collettività. Il riferimento al dovere, appunto il dovere della comunicazione, ci è sembrato il modo migliore per segnare questa diversità di approccio, quindi la svolta, necessaria svolta culturale che deve essere alla base di una nuova visione di questo aspetto funzionale essenziale dell'attività giurisdizionale, rappresentato dalla capacità della giustizia di rispondere appunto ad un'esigenza della collettività e della democrazia e quindi ad un diritto e ad un'aspettativa della collettività. Una prospettiva, questa del dovere della comunicazione, che è da tempo acquisita invece nel dibattito che si svolge in ambito europeo e nei principali network giudiziari europei, parlo della rete dei consigli di giustizia, il consiglio consultivo dei giudici e dei procuratori europei, e il dibattito in queste sedi evidenzia come il tema della comunicazione abbia acquisito una crescente importanza nell'elaborazione di comuni linee di azioni ed obiettivi della governance giudiziaria, proprio nella consapevolezza che contribuendo ad una corretta comunicazione i sistemi giudiziari si rendono partecipi del dibattito democratico, delle dinamiche della democrazia, si confrontano con le aspettative di giustizia della collettività, alimentano in un percorso circolare la fiducia che la collettività deve ricevere dalla magistratura e che alla magistratura restituisce attraverso la comprensione e l'accettazione delle sue decisioni. Concludo questa mia breve presentazione aggiungendo che certamente non siamo nella nostra esperienza all'anno zero, il percorso è stato intrapreso a partire dal 2008, vi è stato un investimento molto forte nelle sedi istituzionali, mi riferisco in particolar modo alla scuola della magistratura nell'ambito della formazione nel Consiglio Superiore, ma non è un percorso definito, è un percorso ancora in salita che si scontra con resistenze, chiusure, diffidenze, autoreferenzialità. È un percorso che si potrà concludere solo vincendo quella che appunto è una sfida culturale che coinvolge la qualità della democrazia e la capacità della giurisdizione di essere all'altezza del suo ruolo. E proprio perché si tratta di una svolta culturale, la riflessione che noi abbiamo, l'ambizione, la prospettiva di portare avanti su questo tema non può prescindere dal necessario apporto di altre conoscenze, di altre esperienze, di altri punti di vista. Quindi grazie a tutti i partecipanti, a tutti i nostri ospiti per aver accettato di partecipare a questo confronto e di portare un contributo che ci sembra essenziale per la nostra riflessione. Passo la parola alla professoressa Patrizia Giunti, direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze. Seguiamo l'ordine. Allora, devo spostare anche questo. Grazie. Grazie per questa grande opportunità. Allora, porgo in modo formale e profondamente convinto e partecipato il saluto del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Firenze, ma immediatamente dopo aggiungo l'espressione di un grazie sincero, ed è il grazie per aver voluto la presenza dell'Università tra i soggetti istituzionali che contribuiscono alla realizzazione di questo incontro accanto all'Avvocatura. Questa presenza dell'Università, non rappresentata fortunatamente soltanto da me nel corso del pomeriggio, e qui presenti sono colleghi autorevolissimi che rafforzeranno questa presenza dell'Università quest'oggi. Questa presenza accanto all'Avvocatura, a mio avviso, come dire, offre il significato più pieno di questo nostro incontro, perché colloca il tema del dovere di comunicare dei magistrati nel quadro di quella responsabilità più ampia
che è il dovere di comunicare il discorso giuridico da parte di ogni operatore giuridico, cioè il dovere di avvertire la necessità di una condivisione sociale di quello strumento di disciplinamento sociale che è il diritto. È una responsabilità forte che ci chiama in causa in ogni ruolo a noi affidato, ci chiama in causa come professori universitari di fronte ai nostri studenti, ci chiama in causa come avvocati o pubblici funzionari di fronte al cittadino, ci chiama in causa come magistrati di fronte alla parte. Una responsabilità forte per la quale sicuramente sono importantissimi i protocolli linguistici, i format che sono stati in questi anni elaborati, i modelli compilatori, le linee guida, un lavoro intensissimo che ormai da più di 10 anni si sta svolgendo e che è sicuramente fondamentale, ma che non basterà, perché la profondità di questa responsabilità chiede e chiama in causa un autentico cambiamento di prospettiva culturale. È un vero e proprio modello culturale che deve essere, voglio dire, ricostruito. È un modello culturale che chiama in causa la dimensione comunicativa del diritto e che ci impone di spostarci dalla percezione del diritto come espressione di forza e potere alla percezione del diritto come funzione di servizio. Questa percezione non è una condanna divina, questo è il punto. Io credo di poter legittimamente parlare di modello culturale perché questa visione alla quale noi ancora dobbiamo tutte le problematiche che stiamo attraversando, cioè la visione del diritto come espressione di una forza e di un potere, è frutto di un preciso modello culturale che nasce in un certo momento e grazie al quale noi oggi siamo ancora frutto, condizionati da questo modello culturale che nasce nell'impero, nasce nel secondo secolo dopo Cristo. Nasce a valle di un modello culturale opposto, che era quello della creazione del diritto all'interno di un contesto di socialità condivisa, che era quello della civitas. Grazie all'opera di giuristi che creavano ed elaboravano il loro discorso giuridico attraverso una condivisione di due fattori, razionalità e credibilità. È il modello della Repubblica. Nel modello repubblicano il diritto nasce così, ius nasce così. Finché non recupereremo questa consapevolezza, resteremo ancorati all'idea che il diritto possa essere soltanto l'espressione della forza e del potere dell'unico soggetto, l'imperatore, ciò che rappresentò il frutto di un'evoluzione storica, ma non il momento originario del diritto. Quindi, in certo modo, noi abbiamo da recuperare un'esperienza che abbiamo già conosciuto e che è quella ontica del diritto, momento di disciplinamento, grazie alla sua nascita in un processo condiviso, di una comunicazione che è insieme di razionalità, di opportunità e di autorevolezza del soggetto che quella comunicazione trasmette e grazie alla tua autorevolezza ne ottiene l'intrinseca credibilità. Questa prospettiva della condivisione sociale è la prospettiva con cui l'esperienza giuridica nasce. Oggi questa prospettiva ha sicuramente un nuovo con cui deve confrontarsi, che è il nuovo rappresentato dal medium della comunicazione. Questo è qualcosa che l'esperienza dell'umanità ancora non aveva mai conosciuto, il medium di una comunicazione tecnologica che ha determinato la scomparsa di ogni modalità di intermediazione della trasmissione del sapere, che determina una polverizzazione dei canali comunicativi, che determina un'assoluta individualità della comunicazione al di fuori dei contesti dei soggetti sociali. Questa modalità comunicativa rappresenta la vera grande sfida della comunicazione inclusiva, garantendo la necessità di garantire un percorso di condivisione sociale della comunicazione giuridica che da una parte la cauteli contro il rischio della sua perdita di tecnicalità e quindi la banalizzazione del sapere che rappresenta oggi la grande insidia dello strumento di assoluta democraticità del sapere qual è la rete, dall'altro è il rischio dei soggetti vulnerabili, la capacità di trasmissione di contenuti che però può tradursi in una trasmissione di contenuti che risultano altamente lesivi della dignità della persona, della sicurezza dei soggetti vulnerabili e dunque il rischio legato ad una comunicazione che grazie a questa polverizzazione mediatica
rischia di tradursi in uno strumento che, anziché creare democraticità del sapere, crea a nostra forse incoscienza un controllo forte delle modalità di creazione del consenso e ci espone a tutti i rischi in termini di costruzione democratica che il modello democratico originario non aveva potuto prevedere. Nuovi canali di formazione del consenso in un dialogo one to one reso possibile dall'informazione legata agli strumenti tecnologici. Il calare tutto questo all'interno della dimensione giuridica e rendere compatibili le nuove modalità comunicative con la responsabilità di servizio che il diritto interpreta, la funzione sociale che gli è da sempre assegnata, ecco, coniugare queste componenti è ciò a cui il nostro tempo è chiamato, consapevoli del fatto che la storia non dà mai risposte, ma dà ad ogni tempo la possibilità di assolvere la responsabilità nella quale inevitabilmente incorre, dare le proprie risposte ai problemi nei quali si trova a convivere quotidianamente. Questo è il senso della gratitudine che io esprimo oggi e mi auguro che vi siano ancora occasioni per riflettere insieme su questa tematica, su queste dinamiche che sono decisive per la tenuta del nostro sistema giuridico, per la tenuta del nostro sistema democratico. Ringrazio tutti e naturalmente il mio migliore augurio di buon lavoro. Grazie. Presidente della Camera Penale di Firenze. Grazie, sono qui per portare i saluti dell'Avvocatura Penale Associata di Firenze. Anche i miei sono saluti non formali, ma che dipendono da un ringraziamento vero, profondo per il coinvolgimento della Camera Penale in questa iniziativa, di cui siamo particolarmente lieti per due ragioni che declino davvero in pochissime parole. In primo luogo perché questa iniziativa, almeno nella nostra lettura, ma credo che sia una lettura condivisa, si pone in termini di continuità ideale con altri momenti di condivisione della riflessione sulla deontologia delle parti del processo che in questi mesi è stata particolarmente proficua e intensa proprio qui a Firenze con la magistratura associata e con la magistratura della scuola della formazione decentrata. Abbiamo condiviso in questi mesi un corso superiore presso l'università, non a caso, sulla deontologia degli attori del processo, la deontologia di ciascuno di costoro vista dagli altri, quindi del giudice, dal pubblico ministero, dell'avvocato e così avanti. Abbiamo condiviso altri momenti di riflessione sulla deontologia tout court anche in queste aule non più tardi di qualche mese fa con esponenti dell'Associazione Nazionale Magistrati e sappiamo quanto rilevante è il tema deontologico, si parlava prima del tema l'essenza del diritto, no? Il tema ontico del diritto, ecco anche il tema deontico, il dover essere ideale, del etico, del comportamento degli attori del processo, e sappiamo quanto questo sia rilevante nella materia della comunicazione, certo della comunicazione verso l'esterno, della comunicazione mediatica, che è solo uno degli aspetti della comunicazione, almeno per come declinato il tema in questo incontro, ma che è un tema, è un aspetto particolarmente vivo e talvolta anche controverso di questa materia. E in secondo luogo la soddisfazione, il piacere di essere qui a ragionare di comunicazione nasce dalle osservazioni che l'ex segretario dell'Unione delle Camere Penali Italiane, Francesco Petrelli, ha versato quel contributo che è nei quaderni di questione giustizia. Petrelli si interroga su quali siano i doveri dell'avvocatura nella comunicazione alla società civile dei valori del processo
e del giusto processo. Tema che si collega immediatamente e davvero in modo felice con l'iniziativa che l'Unione delle Camere Penali stanno tenendo da qualche tempo e che è esitata nella formulazione, nella redazione di quel manifesto che è strumento di comunicativo per eccellenza, manifesto dei principi del diritto penale liberale e del giusto processo, che formerà oggetto di iniziative appunto di comunicazione sull'attività del difensore. Petrelli si interroga su quanto siamo stati in grado fino ad oggi come avvocatura di comunicare adeguatamente questi principi e quindi si interroga sui nostri doveri appunto di deontologia forse della funzione e della professione in questi tempi. Dunque l'occasione di oggi è davvero felicissima, forse sono stato un po' meno telegrafico dei 30 secondi che avevo promesso, ma mi perdonerete. Buon lavoro a tutti. Intanto consentitemi di esprimere la soddisfazione di trovare un microfono attivo di Radio Radicale. Mi auguro, anzi auspico che da questo seminario possa venire alla fine un appello al Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidente di Camera e Senato, perché la vicenda di Radio Radicale trovi la soluzione positiva che tutti auspichiamo. Anch'io ringrazio gli organizzatori di questo seminario proprio per averlo organizzato, aver posto questo tema in discussione, per averlo condiviso con l'avvocatura penalista associata e con l'istituzione, con l'ordine, con la Fondazione Forense. Anzi, mi auguro che lo sviluppo di questi dei temi, che sono tantissimi in discussione, possa poi avere ulteriori occasioni di confronto, inserendolo a pieno titolo nel percorso formativo degli avvocati nell'ambito della formazione continua. Io ho letto con molto interesse e molto piacere il quaderno di questione giustizia, ovviamente gli stimoli che la lettura dei vari interventi sono tantissimi, non mi è possibile. Richiamo perché mi pare sia quello che, almeno dal mio punto di vista, anche dal punto di vista di noi avvocati, indica i punti di maggiore condivisione è l'articolo del dottor Ippolito, di Franco Ippolito. L'abstract che la rivista ha voluto dedicare nella presentazione dell'articolo assegna quello che è il compito, mi pare, essenziale di questa riflessione. Per un pieno recupero della fiducia, la fiducia nel servizio giustizia, nella giurisdizione, è necessario rifuggire dalla ricerca del consenso e concorre alla formazione di un'opinione pubblica fondata sulla corretta informazione e comunicazione, sull'esercizio della critica razionale e ragionata, sul rispetto degli altri. L'unico rilievo che mi permetto di fare a questa nota di presentazione è quando conclude: tracciare l'esatta distinzione fra consenso e fiducia nella società democratica e nello Stato costituzionale di diritto, esigenza essenziale per la magistratura. Io dico esigenza essenziale per i soggetti della giurisdizione, per l'esistenza stessa della giurisdizione. Dottor Ippolito lo evidenzia anche con parole molto allarmanti sul rischio che oggi la nostra democrazia corre proprio nel momento in cui viene meno o viene attaccata in maniera spesso volgare proprio la funzione della giurisdizione. Lo dico senza timore di espormi a polemico, un ministro della giustizia che sbeffeggia in diretta utilizzando i social le comunicazioni giudiziarie che riceve non offende solo il magistrato offende la giurisdizione, quindi offende tutti noi. Allora io credo che dovremmo ragionare in maniera collettiva. Questo è un numero giustamente di una rivolta ai magistrati, ma mi pare che il tema della comunicazione sia più complessivo e oltre alle questioni rilevantissime, le ha individuate Patrizia Giunti, altre le ha indicate Luca Bisori, a me pare che ci sia però un'altra esigenza, non è solo il comunicare il lavoro del magistrato. Guardate, noi avvocati di Firenze abbiamo un modello di giudice, lo ripercorriamo sempre, lo ripetiamo sempre.
Siamo tra l'altro, lo dico con molto orgoglio, la categoria che ha ricordato sempre un magistrato. A me dispiace per i giovani che non hanno potuto lavorare con lui, che è Silvio Bozzi. Silvio Bozzi, noi l'abbiamo ricordato per un'iniziativa del sindacato avvocati, che poi l'ordine ha fatto proprio editando un libro che poi ha consegnato per anni ai neoavvocati. Silvio Bozzi lo abbiamo pubblicando le sue sentenze scritte, la fotocopia delle sue sentenze scritte a macchina. Silvio Bozzi ripeteva sempre una cosa: io mi devo far capire e devo spiegare la mia decisione, il mio ruolo, il mio compito a Mario Rossi, che leggerà quella sentenza, non solo e non tanto all'avvocato. Quindi dal punto di vista della comunicazione mi pare che l'obiettivo di recuperare di consenso, fiducia e non consenso sia assolutamente condiviso. Però credo ci sia oggi un'altra esigenza, ed è quella della comunicazione anche sull'organizzazione della giurisdizione. Io ho appreso davvero con piacere, poi ho anche ricevuto dalla Presidente Rizzo una lettera, mi ha fatto molto piacere per l'apprezzamento che è stato fatto, per il contributo che l'Ordine ha dato, ad apprendere che il Tribunale di Firenze è stato premiato al recente forum UPA per due progetti, uno dei quali è quello della comunicazione. La comunicazione con sistemi anche moderni, diversi, non solo sui social, ma con un sistema di comunicazione che intercetta quelle che sono oggi le esigenze anche di celerità, ma che si pone l'obiettivo e che ripercorre un'esperienza che anche l'Ordine ha fatto da qualche anno, che è quello di comunicare anche le difficoltà. Io credo che oggi l'esigenza per recuperare quella fiducia, e non solo per ricercare il consenso, è anche quella di spiegare in quali condizioni oggi si esercita la giurisdizione, richiamando anche chi ne ha la responsabilità all'assunzione della responsabilità della situazione attuale. Quindi credo che probabilmente dovremmo porre questo tema di che cosa comunicare e come comunicarlo a un tavolo di lavoro comune fra avvocatura, associazioni e istituzioni, e magistratura, istituzioni e associazioni. Allora vieni, ci fammi, vieni. Prego, siamo vicini. Vieni, Nicoletta, vieni. Bene, buonasera a tutti. È acceso, non si sente? No, no, non è acceso, adesso sì. Ok, adesso? Sì, perfetto. Bene, allora iniziamo questa tavola rotonda che sarà, spero che tutti i partecipanti siano d'accordo, più che altro una chiacchierata rispetto a degli interventi proprio strutturati. Se riuscissimo a fare due giri sarebbe l'ideale, così almeno si riesce anche a interloquire. Devo dire che c'è qualche cambiamento tra i partecipanti, perché non sarà presente il dottor Giovanni Melillo per problemi d'ufficio. Abbiamo però
chiesto a Beniamino De Ida di essere con noi. Beniamino ha scritto anche nel numero di Questione Giustizia un pezzo molto interessante di cui poi ci parlerà. Abbiamo anche la presenza dell'avvocato Eriberto Rosso, segretario delle Camere Penali, in quanto il dottor Cagliazza non ha potuto partecipare, ma noi siamo molto contenti di avere il dottor Rosso tra di noi. Do la parola al vicepresidente del Consiglio Superiore, che ringrazio moltissimo di essere con noi, perché poi si dovrà allontanare per problemi istituzionali, ma la sua presenza, diciamo, è un po' anche il fulcro di questa tavola rotonda, perché tutto questo processo sulla comunicazione parte da una circolare del Consiglio Superiore, ormai, diciamo, anche di sono passati alcuni mesi, e quindi a noi interessa anche molto capire qual è lo stato negli uffici giudiziari dopo quella circolare, perché questo tema, che è quello della comunicazione, ha questa particolarità rispetto, diciamo, ai temi che della giustizia che si affrontano, che è un po' una rivoluzione che è partita dall'alto, è partita dall'Europa con alcuni pareri che sono stati emanati e che hanno spinto verso questa, diciamo, novità culturale. Se ne è occupata la scuola della magistratura moltissimo, poi la vicepresidente Nicoletta Giorgi ci racconterà quali sono stati i progressi, ma ha trovato poi il suo punto, diciamo, di riferimento per quanto riguarda i magistrati e gli uffici giudiziari nella circolare che il Consiglio Superiore ha emanato, e forse oggi è il momento per fare un po' il punto e vedere dove si è arrivati dopo quella circolare e quali possono essere le prospettive future in questa direzione. Quindi io darei subito la parola al vicepresidente Ermini, che ringrazio ancora nuovamente di essere con noi. Grazie. Grazie davvero, vi ringrazio e anzi vi chiedo scusa, perché mi sarebbe anche piaciuto poi rimanere e poter eventualmente fare anche un secondo giro, ma devo rientrare a Roma e quindi farò un intervento che spero possa essere un po' di stimolo anche alla tavola rotonda che poi i colleghi svolgeranno. E io vorrei partire proprio dalle due affermazioni perentorie, quasi insindacabili, che costituiscono la premessa delle linee guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale. La prima, cito testualmente, la trasparenza e la comprensibilità dell'azione giudiziaria sono valori che discendono dal carattere democratico dell'ordinamento e sono correlate ai principi di indipendenza e autonomia della magistratura, nonché a una moderna concezione della responsabilità dei magistrati. La seconda affermazione, trasparenza e comprensibilità aumentano la fiducia dei cittadini nella giustizia e nello Stato di diritto, rafforzano l'indipendenza della magistratura e più in generale l'autorevolezza delle istituzioni. Mi pare che questi due assiomi riassumano nel modo più efficace il fondamento e i limiti del dovere di comunicare che sta in capo ai magistrati. Il fondamento, piuttosto che nella inevitabile, se non necessaria, partecipazione al flusso informativo che caratterizza la società della comunicazione, è nella struttura democratica di controllo di ogni potere. Nel momento in cui un potere opera, è giusto che il suo operato sia conoscibile e controllabile da parte di tutti i cittadini. A maggior ragione, ciò vale se quel potere ha una fonte di legittimazione diversa dall'investitura popolare e si muove secondo canoni di autonomia e indipendenza non solo rispetto agli altri poteri dello Stato, ma anche rispetto alle pressioni dell'opinione pubblica. Sul punto non posso non richiamare le parole del Capo dello Stato nella giornata di insediamento del 25 di settembre, quando il nuovo Consiglio Superiore si insediò. Disse Mattarella: l'attenzione e la sensibilità agli effetti della comunicazione non significa orientare le decisioni giudiziarie secondo le pressioni mediatiche, né tantomeno pensare di dover difendere pubblicamente le decisioni assunte. La magistratura infatti non deve rispondere alle opinioni correnti, perché è soggetta soltanto alla legge. E in ciò sta anche il limite della comunicazione degli uffici giudiziari, che non è e non può mai essere ricerca di consenso, ma semplicemente può essere ricerca di fiducia e di rispetto. Veicolare da subito informazioni corrette,
virtualmente meno deformabili e manipolabili, risponde alla esigenza di una magistratura pienamente, direi orgogliosamente, consapevole del proprio ruolo e delle proprie responsabilità e proprio perciò sensibile all'esigenza che le sue decisioni fondate su argomenti ragionevoli e coerenti siano oggetto di controllo. Quello della motivazione di ogni decisione, che segna poi il discrimine tra la discrezionalità della giurisdizione e arbitrio dell'organo politico, mi sembra un aspetto centrale del dovere di comunicare e, se vogliamo, una sorta di precondizione decisiva nell'ottica di giuste pratiche comunicative. Intendo dire che per un magistrato il dovere di comunicare si estrinseca in prima battuta nella scrittura di un atto, che sia innanzitutto chiaro ed equilibrato nella terminologia. Penso, per esempio, al richiamo che il procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha fatto sull'uso di giudizi morali o estetici, in seguito alle polemiche su alcuni verdetti su casi di violenza di genere. So che nella lingua della giurisdizione la Scuola Superiore della Magistratura riserva particolare attenzione nell'ambito della sua attività formativa. Intendiamoci, il magistrato parla anche con la correttezza del proprio comportamento, ma la comprensibilità, sia pure secondo le regole dell'argomentare giuridico, di una sentenza è già in forse la migliore formazione di comunicazione. Ciò detto, le linee guida elaborate e deliberate dal Consiglio Superiore credo che debbano essere riconosciute come un indubbio e utile passo in avanti per quello che riguarda la comunicazione dell'agire del magistrato. Mi soffermo solo su alcuni aspetti, precisando che non siamo in presenza di un documento che costituisce uno scatto che, per così dire, cristallizza l'esistente, quanto di un fotogramma di una situazione in movimento. Ci sarà infatti da parte del Consiglio Superiore un costante monitoraggio per verificarne obiettivi, risultati e criticità. Analizzare e verificare il concreto funzionamento del sistema della comunicazione consentirà, se è il caso, di intervenire a livello di normativa secondaria, con modelli organizzativi che diano stabilità agli strumenti di comunicazione. Peraltro, pur essendo un opus in fieri, le linee guida esprimono già precise scelte di campo sul come comunicare, raccomandando in primo luogo tempestività, correttezza e chiarezza. Una comunicazione, insomma, obiettiva, misurata ed equilibrata, evitando, e qui il suggerimento si fa stringente, la discriminazione tra giornalisti o testate, la costruzione e il mantenimento di canali informativi privilegiati con i giornalisti, la personalizzazione delle informazioni, l'espressione di opinioni personali o giudizi di valore su persone o eventi. Sono indicazioni che valgono per tutti gli uffici giudiziari, ma che acquistano pregnanza particolari nel caso degli uffici del pubblico ministero e nella fase delle indagini, quando è più che mai necessario che le informazioni non ledano le persone coinvolte nel procedimento e, nel rispetto della presunzione di non colpevolezza e del giusto processo, non esercitino improprie influenze sul giudice e sull'opinione pubblica. L'obiettivo è quello di sminare, o almeno provarci, il micidiale paradosso creato dal processo mediatico, per cui al processo reale di natura accusatoria si contrappone un processo virtuale di stampo inquisitorio. In questa prospettiva, credo potranno essere oggettivamente utili gli abstract che, secondo le linee guida, dovrebbero accompagnare le decisioni dei giudici. Una breve informazione che, con linguaggio semplice e comprensibile, chiarisca subito il senso di un dispositivo e potrebbe questo evitare equivoci, strumentalizzazioni e polemiche. Non mi sfugge peraltro la portata di alcune critiche. Si dice, per esempio, che la comunicazione giudiziaria non può restare affare di pochi, riservandola esclusivamente ai dirigenti o magistrati delegati degli uffici giudiziari. Se dovere deve esserlo per tutti. In effetti non mi sembra un rilievo del tutto infondato, anche perché una comunicazione accentrata rischia di cozzare con l'esperienza della realtà pratica. E comunque resta il fatto che, se ormai si ritiene che la comunicazione debba far parte del bagaglio culturale di un magistrato, è forse bene che al riguardo ciascun magistrato sia responsabilizzato. Semmai andrebbero intensificati, nell'ambito dell'attività della formazione, i corsi pratici sulle tecniche e sul linguaggio dei media. Non riesco invece a comprendere, fino in fondo, l'avversità nei confronti dell'eventuale dotazione di veri e propri uffici stampa da affidare a professionisti dell'informazione. Ora, a parte il problema delle risorse, problema che peraltro rende tutto questo discorso un po' astratto,
ipotizziamo che in un tribunale a curare l'informazione ci sia un giornalista. Davvero il punto sarebbe quello del controllato, la magistratura, che controlla il controllore, la stampa? Io ragiono in altro modo. Se la giustizia la intendiamo come un servizio pubblico, la comunicazione non può che essere di servizio alla stampa, nel senso che non deve avere la pretesa né di sostituirsi al giornalista nelle selezioni delle notizie, né di promuovere il prodotto giudiziario o imporre verità ufficiali. Ha semplicemente l'obiettivo di rendere comprensibile all'esterno l'attività giurisdizionale e di smentire informazioni errate o false. Se il timore è che un ufficio stampa addetto alla comunicazione giudiziaria sia l'escamotage per occultare notizie sostituendo al criterio dell'interesse pubblico quello della rilevanza penale, a me sinceramente sembra che si tratti di un rischio poco credibile. Nessuno impedisce al giornalista di accedere ad altre fonti o di acquisire autonomamente altre notizie. Nelle linee guida del resto, espressamente si dice che si tratta di indicazioni che in alcun modo costituiscono prescrizioni rivolte ai giornalisti su che cosa sia lecito o anche solo opportuno pubblicare. Certo, mi rendo conto che per fugare qualunque dubbio, la scelta ottimale, e oggi non c'è il procuratore Milillo, ma su questo ci avrebbe voluto dire qualcosa, potrebbe essere quella di consentire alla stampa l'accesso diretto a tutti gli atti in discovery. A me pare, insomma, che sul piano della comunicazione il Consiglio Superiore, magari non ancora del tutto compiutamente, si stia però muovendo nella giusta direzione. Resto convinto che il buon giornalismo giudiziario sia l'obiettivo che dovrebbe accomunare tutti gli attori in campo, giudici, PM, avvocati e cronisti. Ciò richiede rispetto delle regole deontologiche, responsabilità e professionalità. La democrazia funziona se esiste un'opinione pubblica informata e consapevole, altrimenti si riduce a un guscio vuoto. Voglio però essere franco, anche l'informazione giudiziaria più onesta non so se basterà a contrastare le degenerazioni informative del processo mediatico. E soprattutto non so se basterà a neutralizzare la prodigiosa produzione di fake news alimentata dai social media. Possiamo auspicarlo, possiamo sperare che la buona informazione, analogamente a quelle terapie che aggrediscono le cellule tumorali affamandole con l'eliminazione di certe proteine, riesca a scacciare la cattiva privandola del suo nutrimento. Ma è una sfida assai complicata, perché in tempi in cui il terrapiattismo dilaga, grazie agli algoritmi di Google, si tratta di realfabetizzare le regole del diritto recuperando una corretta cultura del processo e delle garanzie. La comunicazione può aiutare, ma ancora più potrà aiutare un servizio giustizia di qualità, che dia quotidiana effettività di tutela a tutti i diritti. In una parola, un esercizio rigoroso, responsabile e trasparente della giurisdizione da parte di ciascun magistrato. Io davvero vi ringrazio, vi chiedo scusa perché non posso rimanere, ma poi spero che questi atti da qualche parte domani li possiamo anche leggere con grande, con maggiore tranquillità e con un po' più di tempo. Spero di avere dato qualche spunto che possa essere utile per la discussione successiva. Grazie davvero, grazie. Vicepresidente, anche perché ha come dire, dato una lettura di una circolare che effettivamente in alcuni casi è stata letta diversamente con riguardo per esempio all'ufficio stampa. Nel numero di questione giustizia c'è un intervento di Luigi Ferrarella che come osservazione specifica poneva proprio questa, se doveva individuare delle perplessità sulla indicazione data dal Consiglio, come se la notizia che, di cui si può parlare alla fine è solo quella che emerge attraverso l'ufficio stampa, e questo priva un po' il giornalista di una possibilità di autonomia in questa attività. Io darei su questo la parola a Giovanni Bianconi, chiedendogli proprio se, innanzitutto, cosa ne pensa lui di questa, diciamo, circolare, e se ritiene che in qualche modo aver da parte del Consiglio aver dato il via a anche solo a dire che la comunicazione è un dovere per i magistrati sia un elemento positivo nel rapporto che si deve comunque innescare nell'ambito della società in tema di giustizia, e quale può essere il ruolo del giornalista diciamo in questo contesto. Direi che se ci attestiamo sui 10 minuti riusciamo a fare poi tutti un secondo giro. Grazie.
Ma io penso che la vicenda della circolare del Consiglio Superiore sia interessante e sia importante semplicemente perché riconosce l'esistenza di un problema e quindi sensibilizza i magistrati a una situazione dentro la quale oggettivamente si sono trovati a svolgere un ruolo che nel corso degli anni si è sempre più andato via via aumentando. Io ho cominciato a fare giornalista che si occupa di cose giudiziarie nel 1984-85, quindi ormai è passato parecchio tempo. La comunicazione giudiziaria all'epoca era un'altra cosa da quella di cui parliamo oggi, diciamo. E mi ricordo che all'inizio parlare con i magistrati o anche semplicemente far capire ai magistrati che era importante che parlassero, e intendo parlassero nel senso che si spiegassero, non che concedessero interviste, era molto complicato, era molto più complicato di adesso. E il fatto che il Consiglio Superiore adesso invece faccia addirittura una circolare indicando delle linee guida, credo che sia un fatto positivo, anche perché poi i principi a cui diciamo si informa credo che siano del tutto condivisibili e rispettabilissimi. Il problema però è un altro, e poi qui si arriverà al discorso dell'ufficio stampa, e cioè che dal nostro punto di vista, io parlo dal punto di vista di chi fa informazione basandosi sugli atti giudiziari, ci sono almeno due aspetti che noi consideriamo. Da un lato c'è quello dell'informazione giudiziaria propriamente detta, e cioè quello che accade nel Palazzo di Giustizia, quello che accade intorno alle vicende giudiziarie, e che è, diciamo, la prima funzione che svolgiamo, e in qualche maniera si rifà al cosiddetto controllo sociale dell'attività giudiziaria, no? Cioè noi raccontiamo quello che accade e in qualche maniera dovremmo anche fare una sorta di critica, o comunque sia offrire gli elementi perché poi il fruitore della comunicazione giudiziaria si renda conto se quello che avviene ha un fondamento, non ha un fondamento, se tutto si svolge secondo le regole, e va bene. E questo è il primo punto, ed è il primo aspetto che noi teniamo conto, di cui noi teniamo conto e che ci riguarda. L'altro aspetto è quello invece della cosiddetta rilevanza. Allora, nel primo rientra ovviamente il discorso della rilevanza penale di ciò che accade e di ciò che raccontiamo. Poi però che cosa accade? Accade che attraverso l'informazione giudiziaria noi veniamo a conoscenza di tante altre cose che esulano dal singolo procedimento o dall'accertamento della responsabilità per un eventuale reato. Perché dentro un'indagine giudiziaria, dentro un procedimento, prima ancora che dentro un processo, emergono tante cose, ma dal fatto di cronaca nera fino all'ipotesi delle corruzioni, fino a qualunque indagine giudiziaria, emergono dei fatti che sono socialmente rilevanti e che hanno una importanza per noi che esula dalla rilevanza penale. E allora lì dentro noi scopriamo, dentro gli atti di un procedimento penale, scopriamo tantissime cose che ci interessano e che vanno al di là della loro rilevanza all'interno del procedimento penale. La cosa più evidente è quella che si manifesta attraverso le intercettazioni. Ora è diventato uno degli strumenti di indagini più efficace di quello dell'intercettazione. Dentro l'intercettazione si ritrova di tutto, e quel tutto prima o poi, qui stiamo parlando delle cose che poi vengono scoperte legittimamente, stiamo parlando di atti che prima o poi si scoprono diciamo in maniera legale, non più segreti. A un certo momento arriva un punto, anche fosse soltanto l'aula del tribunale, l'aula del dibattimento, che peraltro è purtroppo sempre meno frequentata da noi, e qui dirò un attimo perché dopo, dico, arriva sempre un momento in cui tutto quello che è stato raccolto dalle intercettazioni viene messo a disposizione delle parti. E lì dentro ci si può trovare qualunque altra cosa che magari non ha niente a che vedere con il procedimento iniziale, ma che per noi è interessante. E a quel punto è evidente che noi ne possiamo, diciamo così, utilizzarla, credo io. Perché semplicemente non è che siccome non ha rilievo per il processo allora non ce ne possiamo occupare. Perché se c'è un rilievo per noi, ce ne occupiamo. E la mia
diciamo, il mio, la mia linea, diciamo, ma conta poco il fatto che sia mia, il mio pensiero semplicemente, è che tutto ciò di cui noi veniamo legittimamente in possesso o comunque ne siamo legittimamente a conoscenza, diventa non necessariamente da pubblicare, perché può anche darsi che non meriti di essere pubblicato, ma è suscettibile di valutazione se pubblicabile o meno secondo i nostri canoni, che sono quelli sostanzialmente della rilevanza sociale, che non è la rilevanza penale, che invece occupa prima il pubblico ministero e poi il giudice. E a quel punto qualunque tipo di censura o comunque sia qualunque tipo di chiusura dei rubinetti, come si immaginava un tempo con le varie riforme tentate delle intercettazioni, per cui non si poteva pubblicare secondo ipotesi che poi sono per adesso abortite, ma ogni tanto ritornano d'attualità. Già ora il fatto che non si possano pubblicare, cosa che non avviene perché pubblichiamo, però già il fatto che il codice preveda che non si possano pubblicare gli atti nel loro, nella loro letteralità, ma soltanto nel contenuto, io penso che sia una cosa fuori, insomma, inutile, sbagliata, perché una sintesi che posso fare io è certamente meno, comunque meno corretta anche nei confronti della persona coinvolta di quanto non sia la trascrizione letterale di quello che c'è in un'intercettazione o in un atto nella sua generalità. E quindi già quella regola che ancora persiste, che peraltro viene quotidianamente violata, anche perché di solito si risolve con un'oblazione, quindi costa di più fare un procedimento che non quello che si incassa probabilmente, quindi già quella non ha senso. Ma introdurre regole per cui non si possono pubblicare le intercettazioni, ripeto, non più segrete, dove ci sono terze persone non indagate e via di seguito, mi pare una cosa che non si possa fare, semplicemente perché, ripeto, tutto quello che è legittimamente a nostra conoscenza deve essere suscettibile di pubblicazione se c'è rilievo sociale, non penale, pubblico, di interesse pubblico. Detto questo, a questo scopo credo che la funzione dell'ufficio stampa, così come individuata dentro le linee guida del CSM, sia, insomma, se volete fatela, però è un po' inutile. Da un lato perché noi, ci può essere un ufficio stampa che dice stamattina sono state eseguite delle ordinanze di custodia cautelare nei confronti di Tizio, Caio e Semprodio accusati di questo, e va bene. Ma poi ci sono le motivazioni di quello, che non credo che l'ufficio stampa che può fare, può dare delle indicazioni di massima, ma è evidente che a me interessa il provvedimento e interessa che cosa il giudice ha valutato, sia come storia, come ricostruzione, sia poi con le esigenze cautelari che ha ritenuto, adesso faccio l'esempio dell'ordinanza perché è la cosa più evidente, no? Sia con le esigenze cautelari che ha ritenuto di dover individuare. Perché poi quello, e lì rientriamo nel controllo sociale, da un lato, ma dall'altro il magistrato che mette nelle esigenze cautelari, per esempio, la personalità dell'indagato sottoposto a misura, che ha un sacco di relazioni, per esempio con politici, con amministratori locali, con imprenditori, e a quel punto poi il fatto stesso che ci siano quelle relazioni e come il giudice le racconti, magari attraverso un'intercettazione, magari attraverso una deposizione, a me interessa quello anche per l'aspetto poi sociale che dicevo prima, perché poi se quell'indagato parla con un sottosegretario, con un ministro, con un deputato, a me interessa pure che gli ha risposto il deputato, per esempio, a seconda del ruolo che ricopre il deputato o il sottosegretario, più che l'indagato. E quindi tutto questo l'ufficio stampa serve a poco. Se invece serve a smentire, nel senso che mi serve poi di avere l'atto, e quindi mi pare molto più corretta l'ipotesi che noi possiamo avere accesso agli atti non più segreti, perché oggi, guardate, lo sapete tutti voi che noi siamo costretti a rincorrere tutti quelli che legittimamente hanno questi atti e dipendiamo dalla, diciamo così, buona volontà dei soggetti che dispongono di questi atti, che sanno che non sono più segreti, dopodiché si instaurano relazioni personali, è evidente che funziona così, lo sappiamo tutti, ma
intorno a questo c'è una sorta di mercato nero, come lo chiama Luigi Ferrarella, che propone invece l'accessibilità nostra, anche l'accesso nostro a questi atti diretti. E mi pare che il procuratore Melillo stia andando in questa direzione e credo che sia una cosa positiva. Qualcuno, non mi ricordo, forse nell'ultima legge sulle intercettazioni era previsto che l'ordinanza di custodia è previsto, l'hanno sospesa quindi, però che l'ordinanza sia fruibile. Però mi chiedo perché l'ordinanza? E poi dopo se c'è il riesame che fa un'altra ricostruzione, e se prima il pubblico ministero aveva chiesto il carcere, per esempio, il giudice non gliel'ha concesso, ma nella richiesta del carcere c'erano cose che ci interessavano sotto quei profili che ho detto prima, perché non deve essere accessibile anche la richiesta? Ripeto, quando non è più segreta. Quindi limitare la cosa all'ordinanza mi pare una restrizione che serve a poco. Se invece l'ufficio stampa serve a smentire un'informazione imprecisa, insomma, lì basta il procuratore o basta il capo dell'ufficio GIP, credo io. Però, insomma, se lo volete fare, fatelo. L'ultima cosa che volevo dire, e chiudo, c'è una stortura nel nostro lavoro oggettiva, che è quella che purtroppo noi seguiamo molto di più la fase delle indagini che non quella dei dibattimenti. E questo è, io vi dico, inevitabile, purtroppo. Perché? Perché le indagini sono quelle che prorompono nel dibattito pubblico, appunto, con arresti, con notizie di indagini a carico di persone influenti, con la loro immediata, diciamo così, visibilità dal nulla. Da quel momento ce ne occupiamo. Quando arriverà il dibattimento, dopo 2 anni, dopo 3 anni, spesso e volentieri poi il dibattimento, questo lo prevede il nuovo codice, insomma, è la ripetizione di quello che il PM ha raccolto, certo, davanti all'avvocato, nel contraddittorio e tutto il resto, però per le leggi non scritte dell'informazione è rarissimo che ci siano dibattimenti che assumono interesse perché ci sono dentro novità che non siano state già raccontate 2 o 3 anni prima, nel momento delle indagini. E anche quando, purtroppo, io lo dico, ma io ho difficoltà a volte a dire al giornale: guardate, bisogna occuparsi di questo perché, come l'avevamo raccontato all'epoca, non è più così perché è cambiato, perché il testimone, quando ha dovuto rispondere all'avvocato, non ha saputo rispondere. Ma è difficile che deve essere proprio un fatto molto rilevante perché passi questa cosa. C'è un, è rarissimo il caso Cucchi, per fare un esempio concreto, in cui stiamo seguendo il dibattimento. Perché è importante però il caso Cucchi? Perché in quel dibattimento si stanno rovesciando gli atti di un'indagine parallela, che mano a mano, quella sui depistaggi, che mano a mano è diventata novità, oltre al fatto che poi c'è stato uno degli indagati che ha confessato in aula, ma aveva già confessato al PM e il PM l'ha portato in aula e poi lui ha fatto la deposizione, ha fatto l'esame e quindi ha confessato. Però sono casi rari e questo è un problema. Il nostro interlocutore a quel punto diventa molto di più l'accusa, abbiamo noi la responsabilità di spiegare che quella è l'accusa e quindi ci troviamo, è una grossa responsabilità da parte nostra che dobbiamo assolvere con senso di responsabilità. I processi è difficile che si seguano, io sono anch'io contento che ci sia un microfono di Radio Radicale, perché Radio Radicale ci consente di seguire i processi anche quando noi non possiamo seguirli, perché poi i processi avvengono nel frattempo ci sono altre indagini da seguire, non è che si può seguire tutto. E a me è capitato spessissimo e continua a capitare di seguire udienze di processi che avevo seguito in indagine e che non posso seguire in dibattimento, di ricostruirle attraverso un archivio di Radio Radicale che è molto utile a questo, anche perché è fatto molto bene, si trova subito quello che si cerca, non c'è bisogno di ascoltare 6 ore di udienza o 8 ore di udienza per trovarlo. E poi ha voglia di dire un servizio che può fare il servizio pubblico chiunque, no, loro già lo fanno da anni, lo sanno fare bene e non so quanti altri lo sappiano fare in questo modo e dall'oggi al domani. Ma chiusa questa parentesi, è evidente che questa fase delle indagini seguita molto più che i dibattimenti è una stortura in sé, che poi io ho raccontato le regole giornalistiche, ma è giusto, poi ne parleremo dopo se volete, che invece le regole che devono presiedere all'attività dei magistrati siano quelle del processo. Io non penso che
ci si debba informare alle regole dell'informazione per stabilire il modo di comportarsi o le norme da seguire anche nella comunicazione, che poi è quella di scrivere le sentenze, i provvedimenti, da parte di pubblici ministeri e giudici. Quelli devono rispondere alle loro esigenze. Dopodiché noi da fuori guardiamo, vediamo e cerchiamo di utilizzare quel materiale con coscienza e professionalità, bisognerebbe farlo, secondo quelle due linee che ho cercato di dire, forse confusamente, ma spero non troppo. Grazie. Allora, interessanti spunti dall'intervento di Giovanni Bianconi. Allora, il primo che mi verrebbe voglia di, così, passando la parola a poi agli altri componenti della tavola rotonda, su cui sarebbe interessante riflettere, è come le esigenze, diciamo, dell'informazione rispondono a una tempistica completamente diversa da quella che è la tempistica in realtà del processo, del procedimento penale, perché non dimentichiamo che la fase cautelare è la fase non definitiva e quindi una grande pressione su quella fase porta l'opinione pubblica a formarsi un'idea su qualcosa che è in divenire, con tutta la compromissione che questo comporta, ovviamente in termini anche di rispetto delle persone che sono coinvolte. È vero, il dibattimento potrebbe non comportare niente di nuovo, però il dibattimento serve ad una cosa fondamentale, dire se quelle prove raccolte portano a una soluzione, ad una condanna. Quindi forse il centro di tutto avviene in un momento in cui l'interesse mediatico non c'è più. Io mi sono sempre chiesta, ma quando delle persone si trovano poi assolte all'esito di un giudizio e hanno avuto una campagna, diciamo, mediatica tutta colpevolista, la loro vita in qualche modo è anche responsabilità di un sistema processuale di informazione di un certo tipo? Allora, su queste cose bisognerebbe ragionare, non nel senso che non devono essere pubblicate o non deve essere fatta informazione anche in quella fase, però per esempio una delle cose che si segue, che l'Europa ci raccomanda, è proprio questo nel momento in cui si dà pubblicità al momento delle indagini, sottolineare in qualsiasi momento che non è il momento definitivo di accertamento e quindi indirizzare l'opinione pubblica da questo punto di vista, anche perché l'opinione pubblica, è vero, potrebbe poi non averlo più questo interesse, uno potrebbe non richiamarlo, allora dire già in quella fase che quegli accertamenti sono comunque accertamenti provvisori, secondo me è sempre da tenere estremamente, da tenere presente. La pubblicità dell'ordinanza del GIP in sede cautelare è una norma che era stata introdotta nella riforma Orlando che adesso è sospesa. Io credo che francamente non volesse dire che solo l'ordinanza ad essere conosciuta. È chiaro che se poi ci sarà un riesame, secondo me la conoscibilità può essere anche del provvedimento del riesame, ma conoscere l'ordinanza e conoscere anche la motivazione degli atti, quindi in qualche modo dà una risposta, no? Se un pubblico ministero ha chiesto una custodia cautelare e il GIP non l'ha concessa, immagino che la motivazione di questo si dia conto. Poi è chiaro, abbiamo proposte come quella che nel nostro obiettivo aveva fatto il procuratore Pignatone di assoluta pubblicità di tutti gli atti insieme all'ordinanza e poi c'è questa novità di cui si sta in questo momento interrogando Giovanni Melillo, che vorrebbe rilasciare copia su richiesta ritenendo che i giornalisti hanno interesse a conoscere gli atti, ovviamente nel momento in cui gli atti non sono più coperti da segreto. Io passerei la parola alla Presidente Cassano.
ovviamente che può interloquire su tutti questi temi, ma le chiederei anche di affrontare un po' il tema che invece nella risoluzione del Consiglio, a mio modo di vedere, costituisce una grande novità, che è quella dell'attenzione alla diciamo informativa provvisoria nel momento in cui si deposita una sentenza. Perché dico che secondo me è una grossa novità? Perché in quei casi in cui solitamente ci sono i famosi 90 giorni dalla lettura del dispositivo a poi la stesura della motivazione, per i media è un tempo infinito e obiettivamente si rischia di non avere idea del perché si è arrivato ad una decisione. Quindi questa consapevolezza da parte del Consiglio di intervenire in qualche modo, avallare l'organizzazione degli uffici giudiziari dicendo guardate, c'è questa possibilità, lo fa la Corte di Cassazione, lo fa la Corte Costituzionale, ponetevi il problema anche voi di farlo. Ecco, volevo chiedere proprio alla Presidente Cassano se ci sono novità negli uffici giudiziari fiorentini, se su questo si sta lavorando ed eventualmente in che prospettiva. Ringrazio gli organizzatori di questo confronto di idee pomeridiano, perché secondo me segna una tappa importante di un processo culturale di riflessione sulle molteplici sfaccettature dell'attività giudiziaria, variamente intesa, perché ci stimola ad avere la consapevolezza che la nostra attività da un lato è funzione, dall'altro è potere, dall'altro è servizio, dall'altro è infine istituzione. Quindi il primo punto chiaro da cui muovere è che il dovere di comunicazione attiene a tutti questi diversi livelli. Non possiamo affrontarli tutti, ovviamente per ragioni di brevità, però è questo la premessa del nostro ragionamento. La seconda premessa è che per il magistrato parlare e comunicare ai vari livelli, qui abbiamo detto prima, implica innanzitutto parlare attraverso i provvedimenti che si adottano, e parlare attraverso i provvedimenti che si adottano significa evocare una serie di valori costituzionali che entrano in gioco, ed è su questa consapevolezza che in questo distretto abbiamo condotto per circa 2 anni un lavoro collegiale che è partito dalla Corte d'Appello, è stato frutto di una prima riflessione dei giudici dell'appello sulla motivazione dei provvedimenti di secondo grado, civili e penali, e poi si è estesa a quella ai giudici di primo grado che hanno lavorato collegialmente nei singoli tribunali nominando all'esito di interpello dei loro referenti, che si sono riuniti periodicamente qui in sede distrettuale confrontandosi anche con i giudici dell'appello. Parallelamente a questo lavoro si è accompagnata la riflessione di tutti i pubblici ministeri del distretto appunto sulle tecniche di redazione dell'imputazione, nella consapevolezza appunto con riferimento all'esercizio del nostro lavoro innanzitutto come funzione e come servizio, che noi dobbiamo organizzare al meglio logicamente i nostri provvedimenti. Sia ben chiaro, non si tratta di creare dei prototipi standard di provvedimenti o di omologare l'attività giudiziaria secondo canoni predefiniti nell'attività di interpretazione della legge, questa sarebbe la negazione dei principi di autonomia e di indipendenza, significherebbe un'incidenza non consentita nell'attività interpretazione del magistrato, ma secondo me significa interrogarsi, come ci avete sollecitato voi oggi, significa interrogarci sul significato della soggezione del giudice alla legge in un sistema costituzionale come il nostro, che non è l'unico, ma che vede nell'Italia una legittimazione soltanto tecnico-professionale dei magistrati. E allora questo tipo di legittimazione impone ancor di più un alto livello nostro qualitativo e implica inoltre l'intreccio tra il principio costituzionale di soggezione alla legge e un 111 Costituzione che ci impone tante cose contemporaneamente. L'obbligo di motivare garantisce il diritto della ricorribilità dinanzi alla Corte di Cassazione contro le sentenze e provvedimenti limitativi della libertà personale, e questi due aspetti sono altrettanto corollari del principio di legalità e di soggezione del giudice soltanto alla legge, ma implica anche, da qui la complessità del ragionamento,
un intreccio con l'effettività del diritto di difesa, perché soltanto dei provvedimenti organizzati bene da un punto di vista logico, perché questo è il primo dato, la coerenza nello sviluppo degli argomenti e la fedeltà nella loro rappresentazione alla discussione della Camera di Consiglio per le decisioni che sono state adottate collegialmente. E questo è il primo passo da cui noi muoviamo. Quindi la fedeltà al processo formativo del volere in Camera di Consiglio, il rigore logico e la sistematicità nell'esposizione della decisione sono altrettanti fattori che a mio avviso incidono sull'effettività del diritto di difesa, perché soltanto così si mette in condizione il difensore di focalizzare meglio le sue censure e di articolare in maniera effettiva la proposizione dei mezzi di impugnazione. E significa il problema del linguaggio, dal mio punto di vista, tiene invece alla possibilità di essere compresi nelle argomentazioni da un lettore che non sia necessariamente un lettore dotato di specifiche competenze tecniche, la collettività. E allora da questo punto di vista non solo la coerenza logica, ma la leggibilità testuale dei nostri provvedimenti incide direttamente sulla qualità della domanda di giustizia e sulla possibilità del singolo cittadino di scegliere in maniera davvero libera se attivare o meno dei mezzi di impugnazione, perché soltanto rendendo comprensibile attraverso il provvedimento come è organizzato il sistema, attraverso quale fasi procedimentali si è arrivati ad una certa decisione, si mette in condizione quello stesso cittadino o gli altri che potranno leggere quel provvedimento se attivare o no la domanda dinanzi agli organi di giustizia. Quindi è questo un altro aspetto fondamentale. Parlare poi di motivazione dei provvedimenti, vengo qui alla risposta con questa lunga premessa, significa anche porsi il problema del rapporto tra attività giudiziaria e tempi del processo. Così rispondo contemporaneamente a Ezia Maccora e a Giovanni Bianconi, perché sono questi i temi che loro hanno sollecitato. Perché si pone, qui vengo direttamente all'intervento del giornalista, perché si pone in maniera sempre più dirompente il tema della conoscibilità degli atti del processo? Perché esiste un oggettivo divario tra il tempo di durata delle indagini preliminari, nonostante ciò che prescrive il codice di procedura penale sul rispetto dei termini delle indagini, il potere di avocazione del procuratore generale, se non si rispettano questi tempi, e il momento della verifica giudiziale da parte del giudice con un dibattimento, se non c'è accesso ai riti semplificati pubblici, o con esercizio del controllo sociale da parte dell'opinione pubblica. Invece nel corso degli anni, per una serie di cause che sarebbe troppo lungo indagare, si è progressivamente enfatizzato il ruolo delle indagini preliminari, perché si è progressivamente allontanato il tempo di celebrazione dei dibattimenti. E qui lancio un altro tema per i colleghi della questione giustizia ed altri, perché si intreccia con questo sul tema di una lettura costituzionalmente orientata di un 112 della Costituzione, quindi una lettura del 112 della Costituzione legato al principio del rispetto del principio di legalità sostanziale. Dico perché i tempi del dibattimento si allungano in soldoni per il semplice fatto che il principio di obbligatorietà dell'azione penale, se non approfondita adeguatamente, sta diventando semplicemente un mito privo di qualunque effettività. La giustizia è intasata da una quantità di domande che impongono una selezione. La selezione nel nostro sistema democratico dovrebbe essere fatta prevalentemente in primo luogo nel Parlamento, che dovrebbe essere il luogo di sintesi delle diverse sensibilità culturali presenti nel Paese. La mancata selezione dei beni giuridici meritevoli di tutela nel nostro ordinamento in quest'epoca storica, nonostante ben tre commissioni ministeriali autorevolissime che si sono succedute nel tempo, non ha portato a nessuna iniziativa concreta, sta spostando il baricentro della scelta e della selezione sui magistrati, con tutte le conseguenze che ne derivano, in contraddizione con quel tipo di selezione tecnico-professionale che facevo prima e con l'adozione di criteri che non sono sempre chiari e leggibili. Quindi
tutto questo sta contribuendo al progressivo allontanamento del dibattimento rispetto al momento in cui una certa notizia assume rilievo. E qual è la patologia che ne scaturisce e che sta diventando veramente insopportabile? Sta creando nell'opinione pubblica la convinzione che la fase delle indagini preliminari non è la fase in cui si elabora un'ipotesi di accusa, ma si propongono le indagini preliminari come una sorta già di verità acquisita. Spesso sfugge nella rappresentazione da parte della stampa appunto quel dato che sottolineava Ezio Macora, che quella è una semplice ipotesi da sottoporre alla verifica nel contraddittorio tra le parti, altrimenti parliamo di giusto processo, ma dov'è un giusto processo in cui una verità investigativa unilaterale diventa una sorta di certezza? Due, che cosa provoca? Più si enfatizza questa rappresentazione unilaterale come quasi verità indiscussa, più si stimola legittimamente dal punto di vista del difensore la tendenza del difensore a controribattere, contrapponendo a quella sorta di verità assiomatica un'altra verità assiomatica, spostando così il baricentro del contraddittorio e del giusto processo al di fuori della sua sede naturale. Inoltre, si determinano improprie forme di supplenza, a mio avviso, da parte degli organi di informazione, mediante la celebrazione, qui a livello forse di codice deontologico dei giornalisti ci sarebbe da intervenire, mediante la celebrazione di questi pseudo processi mediatici che alimentano una morbosa esasperata attenzione verso i fatti di cronaca più clamorosi, determinano questa impropria sovrapposizione tra verità reale e dimensione virtuale, producono una assuefazione emotiva ai fatti di cronaca più gravi, e questo è un altro tema, e soprattutto nuociono alla genuina formazione della prova nel contraddittorio fra le parti. A me è capitato, quando ero in Cassazione, di affrontare più volte il tema che sta diventando ineludibile nell'attività interpretativa del giudice, dell'attendibilità, soprattutto di una prova dichiarativa, versata nel processo dopo che quelle stesse persone che hanno reso dichiarazioni nella fase delle indagini a dibattimento erano state in precedenza sentite da questa o quell'emittente televisiva locale. Questo sta diventando un problema serio, e quindi se non c'è un'assunzione di responsabilità da parte di tutti i soggetti interessati, veramente non si rischia non di fornire un servizio di informazione, ma di pregiudicare irrimediabilmente quelle che sono i cardini del giusto processo e della formazione della prova in contraddittorio. Quindi, detto questo sullo spostamento e danni che provoca l'allontanamento del dibattimento, io dico che proprio l'allontanamento del dibattimento quale sede centrale impone come momento di riflessione ormai ineludibile per il giudicante il problema di fornire al momento dopo la lettura del dispositivo una brevissima spiegazione con breve righe di sintesi delle ragioni che hanno portato ad una certa decisione. Sarebbe irrealistico proporlo per tutti i tipi di processo, però davanti a processi che hanno inciso in maniera particolare sul corpo sociale, che hanno riguardato fatti che hanno allarmato sotto tanti profili l'opinione pubblica, fornire una spiegazione concisa, rispettosa del volere di tutti i giudici in Camera di Consiglio, potrebbe essere una prospettiva praticabile. In fondo è ciò che hanno già sperimentato le sezioni unite, e sottolineo però che quell'abstract che redigono le sezioni unite è un documento redatto collegialmente, discusso collegialmente prima di uscire con la decisione, che è concordato insieme alla scaletta logica della motivazione che dovrà sorreggere quella decisione. E questo è il salto di qualità forse che si impone nel nostro lavoro e che ancora forse negli organi collegiali in primo e in secondo grado non percorriamo, cioè concordare logicamente quali sono le argomentazioni in cui tutti e tre i giudici o la maggioranza di essi si è riconosciuta per arrivare ad una certa decisione. A quella scaletta logica può fare poi coerentemente seguito un brevissimo abstract con un linguaggio assolutamente accessibile, e condivido le considerazioni di Giovanni Bianchini che questo non è un'attività che si possa forse delegare ad un giornalista professionista, perché questo implica appunto
una stretta correlazione tra dinamica decisionale e rappresentazione finale. Implica invece, questo che sarebbe una rivoluzione culturale copernicana, implicherebbe, la scuola lo sta già facendo, una sensibilizzazione a tutti i livelli dei magistrati per abituarsi in maniera sobria ed essenziale a comunicare le loro decisioni. Non mi nascondo che un grandissimo problema è rappresentato dai giudici monocratici, perché mentre l'organismo collegiale dà garanzie di confronto e di discussione, il giudice monocratico, ecco, è solo anche in questa sua decisione, non sempre in grado redigere immediatamente la scaletta logica, non ha altri soggetti di riferimento, quindi su questo forse la decisione dovrebbe essere approfondita. E poi altre due cose davvero mi taccio: sono d'accordissimo con Giovanni Bianconi che sarebbe del tutto riduttivo leggere le linee guida del CSM come burocratica istituzione di un cosiddetto ufficio stampa presso gli uffici giudiziari. Quello sarebbe una decisione soltanto di forma e non di sostanza, perché secondo me attuazione delle linee guida, e qui sottoscrivo in pieno quello che ha detto Sergio Paparo, significa per un magistrato non soltanto rappresentare il contenuto della decisione, come ci si è logicamente arrivati, ma significa, ed è questo un altro momento di centralità del nostro lavoro, saper ben descrivere e rappresentare l'organizzazione del nostro lavoro, l'accessibilità dei servizi, e questo sta diventando centrale. Non a caso stiamo lavorando in questo distretto molto proficuamente insieme con l'avvocatura per l'URP, che è una realtà di questo ufficio, quindi l'ufficio relazioni col pubblico, per i protocolli e per i front office civile e penale, per forme di comunicazione che consentano di telematicamente di comunicare come siamo organizzati e come cittadino può rivolgersi. Ed è anche bello che sia diventata una realtà la creazione ben di 5 uffici di prossimità che consentono, sempre con la collaborazione dei consigli dell'ordine dei vari tribunali, di accedere ai servizi senza spostarsi fisicamente. Non è certo la panacea di tutti i mali quello che si è rappresentato, però sono piccoli passi in avanti. E voi, con la realizzazione di questo numero monotematico sul dovere di comunicazione, avete reso sicuramente possibile un approfondimento, una sensibilizzazione per ognuno di noi. Grazie mille alla Presidente Cassano. Mi perdonerete se faccio un salto, perché so che il Professor Papa ha esigenze di tempo e quindi le vorrei rispettare. Grazie. Perché... ci teniamo molto alla sua presenza e in qualche modo è collegato a quello che la professoressa Giunti nelle sue saluti all'inizio diceva, cioè la nostra idea era quella di far riflettere su questo tema vari attori, giuristi, quindi non necessariamente quelli strettamente legati al processo. E allora da questo punto di vista c'eravamo così immaginati anche quale potesse essere il ruolo di un professore ordinario di diritto penale, pensando che questa svolta culturale su cui noi stiamo ragionando non riguarda soltanto la magistratura, l'avvocatura, i giornalisti, ma forse proprio riguarda la nostra società, a partire da chi muove i primi passi nel settore giuridico, quindi gli studenti che sono... che entrano nell'ambito della giurisprudenza, perché forse è lì che si comincia a ragionare. Ci veniva in mente questo, tutta questa discussione sul linguaggio da utilizzare nelle sentenze, che è venuto fuori negli ultimi mesi con riferimento alla motivazione della concessione delle attenuanti generiche. Forse bisognerebbe proprio andare all'inizio dei nostri studi universitari e cominciare a far ragionare gli studenti sulla proprietà del linguaggio, oltre che sulla congruità della motivazione. Cioè è come se noi volessimo riportare un po' l'orologio indietro dall'inizio. Partiamo e cominciamo con una cultura che affronta il tema della corretta comunicazione, della congruità degli argomenti se si vogliono concedere dei benefici, già all'università. E allora ci interessiamo un po' sapere se
Ci sono iniziative in questo senso? C'è un'attenzione, per esempio, da parte degli studenti universitari a capire anche i tempi, la tempistica del processo, la differenziazione tra appunto esigenza dei media ed esigenza di accertamento? Si muove qualcosa, perché potrebbe essere un settore in cui sicuramente investire dal punto di vista culturale anche per noi che insomma di questo tema ci stiamo occupando. Bene, allora io ringrazio innanzitutto per avermi voluto invitare a questo incontro e mi scuso anche per questo fatto che la mia disponibilità è limitata appunto ad un'altra mezz'oretta, quindi dovrò poi mio malgrado assentarmi. Ecco, devo dire che appunto il tema è molto interessante e mi pare che il volume della questione giustizia sia veramente capace di rifletterlo in tutta la sua complessità. Un tema che ha moltissime sfaccettature, ma direi anche molte porte d'ingresso, un po' come il Colosseo, si può entrare da una parte, si può entrare dall'altra e diciamo, entrare a contatto con questo universo che così tanto riflette la nostra contemporaneità. E quindi anch'io potrei entrare in questo Colosseo, diciamo, con tanti biglietti di cui in questo momento, diciamo, in questo momento sono possessore, come professore, come ex preside, come prorettore, ma anche la mia veste di componente laico dell'organo di autogoverno della giustizia amministrativa, e in particolare come presidente della commissione disciplinare, che ha molto direttamente a che fare evidentemente con la comunicazione, sia vista come dovere, sia vista come diritto. E aggiungo a questo che, essendo componente eletto dal Senato con una maggioranza che praticamente coincide con l'unanimità, mi sento anche in qualche modo garante rispetto alla collettività. E quindi, diciamo, in questo momento la qualifica di professore è importantissima, perché io sono professore, non faccio il professore, quindi contraddistingue tutto quello che faccio, ma non posso essere insensibile a tutte queste altre vesti, diciamo, attraverso le quali vivo l'esperienza della comunicazione del diritto. E anche qui, diciamo, una distinzione che secondo me è fondamentale è la comunicazione che avviene attraverso il diritto e la comunicazione sul diritto, perché anche questo, diciamo, partendo proprio dal punto di vista degli studenti, è importante distinguere, perché il diritto c'è un problema di semiotico che attiene proprio a come, con le sue forme, con le sue proprie forme, veicola un messaggio, e però è anche al tempo stesso oggetto di una comunicazione che lo riguarda. Quindi, secondo me, noi, a partire dalle aule dove insegniamo, dobbiamo anche segnalare bene questa distinzione. Poi, indubbiamente, sempre parlando come professore, non posso dimenticare questo progetto che come Dipartimento ci ha visto anche avere questo riconoscimento di eccellenza, progetto che si chiama proprio La Città della Giustizia, e che concepisce una integrazione molto stretta fra il mondo dell'università e il mondo della giustizia praticata, della giustizia come esperienza anche forense. Fra appunto questi tanti biglietti con cui entro nel Colosseo dove si parla di questi argomenti, ecco, vorrei segnalare un paio, ecco, oltre a questo stimolo che ricevo molto volentieri della Presidente Macora. Uno attiene proprio a questo profilo così delicato, diciamo, del giudizio disciplinare, che sembra lontano dall'argomento specifico della domanda, ma in realtà più di tanto non lo è, perché nel giudizio disciplinare, e io di nuovo parlo come professore, non come presidente della commissione disciplinare, cioè si vede il pensiero fatto, per così dire, corpus delicti, cioè il pensiero manifestato anche come espressione di opinioni, manifestato qualche volta anche come una sorta di dovere che l'interessato sente, diventa però un corpo morto sul quale poi chi esercita il potere disciplinare opera una sorta di anatomia patologica, una vivisezione che lo estranea completamente dal contesto in cui è stato formato, dalla vita in cui il pensiero si è manifestato. E credo che questo anche sia sempre molto importante, perché qui abbiamo un problema anche che riguarda sempre il medium, cioè la modalità attraverso cui il pensiero è veicolato, che sia l'esposizione orale, che sia la parola scritta, che sia l'audio-video, cioè abbiamo una complessità di mezzi rispetto ai quali anche la
la vivacità, la vivezza e anche il significato del pensiero può cambiare molto. L'altro profilo esperienziale che potrebbe essere anche interessante è quello che mi ha visto, sempre per conto dell'organo di autogoverno, far parte dei progetti europei della rete dei consigli superiori, che si sono occupati appunto anche delle linee guida, e direi che si sono sviluppati questi progetti in un triplice piano. Da una parte quello appunto della comunicazione istituzionale, di cui si è già parlato, dall'altra parte quello dell'uso della comunicazione individuale dei magistrati attraverso i social media. Questo è un campo molto interessante sulla quale molto faticosamente si sta rilevando una convergenza di posizioni all'interno dei paesi che fanno parte appunto del network dei consigli superiori. E da ultimo anche la comunicazione fra istituzioni, quindi la comunicazione e quindi la formazione di linee guida che riguardano come la magistratura comunica col governo, come la magistratura comunica con altri poteri dello Stato. Anche questo credo un tema veramente molto, molto importante. Ecco, io volevo, con riferimento a questo aspetto dell'uso dei social, che anche tanto riguarda i nostri giovani, quindi pone il problema dell'insegnamento anche al di fuori dal contesto specifico delle aule, e devo dire che appunto in questo contesto, diciamo, proprio emerge una serie di problemi che vanno dall'identità con la quale il magistrato si propone sui social, e quindi anche all'uso del nome, di quale nome, del nome vero, di quale qualifica, alla presenza dei cosiddetti amici, quali rapporti si possono stendere, si devono estendere nei social. E anche qui, ripeto, i problemi sarebbero tantissimi, ma io vorrei un attimo riflettere sul principio che può guidare una regolazione in questo campo, perché anche qui possiamo oscillare, io stesso ho oscillato in quella sede, diciamo, fra una rigorosa affermazione, come dire, del principio del danno, per cui deve essere limitata la libertà di manifestazione del pensiero del magistrato sui social solo laddove quella manifestazione sia prodromica o possa essere prodromica alla causazione di un danno, quindi per esempio di un danno rispetto all'amministrazione imparziale della giustizia, rispetto alla trasparenza, rispetto all'imparzialità. Quindi un'idea, diciamo, se volete, anche un po' legata a certi principi liberali, in ordine al quale è solo il danno che consente di limitare il diritto. Però è molto forte, questo devo dirlo, l'ho riscontrato anche direttamente o indirettamente, l'idea che ciò che vada tutelata è invece l'immagine della giustizia, cioè quindi una certa immagine della giustizia. E allora qual è questa immagine della giustizia? Chi la definisce questa immagine della giustizia? È l'immagine di una giustizia? Per esempio qui il problema si vede direttamente con riferimento proprio alle culture giuridiche dei vari paesi europei. Paesi europei in cui abbiamo i re che vanno a fare la spesa e gli amministratori locali che vivono invece in una remota segregazione per tutelare l'autorevolezza della funzione. Quindi culture giuridiche molto diverse all'interno del nostro continente. Ecco, qui indubbiamente è molto difficile immaginare a quale modello, a quale immagine di giustizia noi vogliamo fare riferimento. Vogliamo un giudice empatico, financo simpatico, che fa vedere come fa le torte, come porta i bambini a scuola. Vogliamo un giudice distaccato emotivamente, anonimo, impersonale, che ispira non una superiorità rispetto alle parti, ma una terzietà, ecco, rispetto alle persone che sono coinvolte nel potere che amministra. E anche qui credo che, per quanto sia opportuno, sia corretto, insomma, figuriamoci, proprio in quella veste, come dire, di garante di una rappresentanza che mi ha eletto, diciamo, io non posso dimenticare questo fatto che il cittadino possa volere una prossimità, possa volere una empatia anche con il giudice. Però è anche vero che da professore lo metterei un po' in guardia rispetto a questo, perché comunque sia il giudice esercita un potere, e non lo esercita per ragioni individuali o per brama individuale, ma lo esercita perché questo potere è connesso alla funzione. Io non potrei mai condannare una persona a ascoltare un ergastolo. Chi lo può fare lo fa perché esercita un potere, che evidentemente è un potere governato da regole, ma è pur sempre un potere. E allora
questo potere deve essere riconoscibile anche nelle sue forme, perché disconoscere queste forme vuol dire anche ingannare il cittadino, oppure esercitare nei confronti del cittadino una sorta di atteggiamento paternalistico che dice vabbè, questo è quello comunque che tu puoi capire, e quindi da questo punto di vista io ti faccio vedere che so fare le torte come le sai fare tu. Credo che non è una strada probabilmente che veramente dà risposte al cittadino che le chiede. Un'ultima cosa vorrei dire, che di nuovo si collega al mio ruolo di professore, e cioè al fatto che nel corso della storia, in particolare della storia del diritto penale, il paradigma a fronte del quale, diciamo, amministrare giustizia, infliggere pene, proclamare condanne, è cambiato moltissimo. E ora già la nostra direttrice, professoressa Giunti, ha fatto riferimento all'antichità romana, ma andando ancora più indietro, insomma, noi vediamo che già nell'Iliade le contese sono spesso decise in base a giuramenti, a formule sacrali, cioè a tutto un esercizio del potere di decidere che prescinde dalla verità. Ecco, questo è il punto, dalla verità dei fatti. La verità dei fatti ha costituito un parametro a fronte del quale amministrare giustizia soltanto in un arco relativamente breve della storia dell'umanità. Qualcuno lo collega addirittura all'Inquisizione, perché è all'Inquisizione che per la prima volta interessano i fatti, ma diciamo, al di là di questa tesi di Michel Foucault, ma che è forse un po' azzardata, diciamo indubbiamente la verità è quello che governa l'impostazione del modello processuale, anche se poi a seconda delle esperienze questa verità è più o meno condizionata dalle regole di prova, regole che pongono dei limiti, ma sostanzialmente l'esito del processo dipende dal vero, non dipende né dallo status delle parti, né dipende dal pronunciare formule sacramentali durante il processo, almeno nel penale. Ecco, il problema è se questo modello è ancora attuale, cioè se questo modello ancora risponde alla contemporaneità. Non lo dico né in termini positivi e negativi, ma in termini puramente descrittivi, perché se questo modello è cambiato, se di nuovo l'umanità ha cominciato a sviluppare diversi moduli di ascrizione della responsabilità, allora i nostri appelli possono valere a poco, perché ciò che conta è lo status dei soggetti coinvolti. Sei un mafioso, sei un terrorista, sei un immigrato, sei uno zingaro, sei un violentatore. Oppure la sacralità di alcuni atti, di alcune formule, abiura, rimorso, le scuse. Ecco, se il diritto diventa questo, è chiaro che, ripeto, nessun appello può rimettere indietro o in avanti, dipende dai punti di vista, come dire, le lancette dell'orologio. Bene, vi ringrazio. Delle parole bellissime che mi permetto di rileggere a tutti noi. Ogni giudice nella sua lunga carriera incontra migliaia di cittadini come imputati, come parti offese, come testimoni, come attori, come convenuti. Naturalmente non ricorderà quasi nessuna di queste persone, ma ciascuna di queste migliaia o milioni di persone, indipendentemente dal fatto che abbia avuto torto o ragione, ricorderà e giudicherà il suo giudice, ne le valuterà l'equilibrio, l'arroganza, il rispetto oppure il disprezzo per la persona, la capacità di ascoltare le sue ragioni oppure l'ottosità burocratica, l'imparzialità o il pregiudizio, e ricorderà soprattutto se quel giudice gli ha fatto paura o gli ha suscitato fiducia. Io credo che forse queste ultime due espressioni, se il giudice gli ha fatto paura o gli ha suscitato fiducia, potrebbero essere un tentativo di risposta a questa bilancia empatia esercizio del potere. Probabilmente tutto si gioca, e anche questo nostro interrogarsi sulla comunicazione si gioca in poi su questa parola
fiducia, cioè se il cittadino comprende che cos'è l'esercizio del giudicare, che cos'è la giurisdizione, forse allora diciamo che guarda empaticamente a chi deve decidere, perché chi deve decidere si è fatto in qualche modo anche giudicare dalle persone che a sua volta giudica. Io ritornerei al nostro percorso, diciamo, di colloquio dando la parola a Beniamino De Idda. Beniamino De Idda ha scritto un pezzo per noi ricordandoci che cos'era la questione comunicativa molto indietro nel tempo. Questo proprio per far capire come nel momento della comunicazione, insomma, il tempo non è trascorso in vano, perché quello che Beniamino De Idda faceva come pretore negli anni lontani, oggi la circolare del Consiglio Superiore lo indica come linea di percorso, no? Quello di spiegare. E io qui metto insieme tre cose che sono state dette da Giovanni Bianconi, da Margherita Cassano e che poi immagino ci dirà Beniamino De Idda. Cioè l'idea che la comunicazione viene fatta a livello, diciamo, come dire, centrale e gerarchico, forse si cozza molto con la realtà, perché come giustamente ci diceva la Presidente Cassano, allora la spiegazione della scaletta logica delle motivazioni non può non farla chi quel percorso logico l'ha portato avanti fino alla decisione. Quindi è un po', come dire, anacronistico pensare che ci sia un giornalista o che ci sia un dirigente, una figura all'interno del tribunale che si faccia carico di questo. Mi chiedo se, e poi ne parleremo anche con quanto riguarda la scuola, se invece quello che proprio deve un po' cambiare è la formazione culturale di tutti i giudici, e che quindi i giudici si pongano nel momento stesso della decisione anche il compito di come comunicarla nell'immediato, prima di ovviamente arrivare ad una stesura più ampia. Beniamino, dici la tua esperienza. Aspetta, Beniamino, c'è da te. Dicevo, per dare risposte ai molti interrogativi che si sono accumulati nel pomeriggio, vorrei provare ad andare al fondo delle origini, delle ragioni del dovere di comunicare. Io appartengo a una generazione di magistrati che in anni lontani si guardava bene dal comunicare qualsiasi cosa, dal rilasciare interviste, dichiarazioni di nessun tipo. La riservatezza era la regola e discostarsene sarebbe parsa una mancanza grave. La svolta, come tutti ormai sappiamo, è avvenuta al congresso di Gardone, ma attenzione, non riguardò direttamente il tema della comunicazione dei magistrati, e di qui la ricerca delle origini, ma il ruolo che i magistrati avevano nella società. A Gardone è nata la consapevolezza, nella parte migliore della magistratura di allora, di dover essere garante dei diritti e dei principi affermati nella Costituzione. Una consapevolezza che non si è mai più smarrita negli anni. La conseguenza più immediata fu che i magistrati non potevano più tacere, non solo come cittadini titolari naturalmente del diritto di manifestare il loro pensiero, ma proprio in quanto magistrati, cioè garanti dei principi contenuti nella Costituzione. E da allora si è imposto il tema della comunicazione per i magistrati più consapevoli. Cosa dire? A chi dirlo? Come dirlo? E sono i temi che noi vediamo emergono anche questo pomeriggio. Naturalmente un folto numero di colleghi questo problema non se lo ponevano, e alcuni non se lo pongono nemmeno ora, diciamo la verità. La riservatezza e il silenzio continuano molti a sembrare il naturale abito del magistrato, quasi un dovere etico. Io ricordo che alla scuola comparivano tanti colleghi che ritenevano una sorta di dovere morale il non parlare
delle questioni che erano sottoposte al loro giudizio. Beh, per decenni la comunicazione dei magistrati è stato un problema, talvolta affrontato con qualche timidezza, in un passato ormai lontano, quasi che il magistrato fosse chiamato a una prestazione che usciva dai doveri del suo ufficio. E così per qualche lustro noi abbiamo avuto interventi di vario tipo, magistrati che concedevano interviste dicendo cose del tutto inutili per la generalità dei cittadini, magistrati che avrebbero dovuto tacere su cose invece di cui parlavano, oppure magistrati affetti o afflitti dalla smania di protagonismo e decisi a farsi una trascurabile pubblicità. Poi è arrivato il codice di procedura penale, siamo agli inizi degli anni 90, alla fine dell'89, che riconosce la necessità di comunicazione solo tra procure e opinione pubblica. I giudici non sono toccati da questa regolamentazione e attribuisce al solo procuratore della Repubblica la possibilità di rendere dichiarazioni. Noi per anni abbiamo sentito ormai le dichiarazioni delle sole procure, non dei tribunali, non dei giudici tribunali, ma non direi però che l'assoluzione del codice ha inaugurato uno stile di comunicazione, né che sono state istituite delle regole di metodo, cioè capaci di veicolare una comunicazione utile per la conoscenza e la riflessione di tutti i cittadini, perché non ci sono solo le parti. Ecco, io vorrei dire che la comunicazione non riguarda solo le parti del processo, perché in parte il processo già soddisfa la conoscenza delle parti. Invece, salvo qualche esempio virtuoso, la comunicazione affidata alle sole procure spesso si è ridotta a inutili conferenze stampa, durante le quali il capo dell'ufficio, per lo più inevitabilmente ignaro delle indagini dei sostituti, sta di fronte ai giornalisti a dire qualche banalità. Il CSM, anche in passato, è intervenuto, ma è intervenuto richiamando criteri di opportunità, criteri di continenza, criteri di sobrietà, che sono certo valori irrinunciabili per ogni magistrato, ma sono state rare, salvo l'ultima circolare che costituisce un passo avanti, mi dispiace non ci sia Ermini più, ma che costituisce un indubbio passo avanti, ma raramente in passato sono state date indicazioni sul cosa e sul come, cioè sull'oggetto e sul metodo della comunicazione. Nel frattempo, però, è venuta faticosamente maturando all'interno dell'ordine giudiziario l'esigenza di rendere conto, ecco, rendere conto delle decisioni, con un duplice obiettivo, è stato già ricordato, mi pare anche un po' da Bianconi, da un lato la trasparenza e la chiarezza delle posizioni o delle provvedimenti assunti da ogni magistrato, e dall'altro la necessità di tenere vivo il dialogo tra opinione pubblica e ordine giudiziario come garanzia democratica dell'esercizio della giurisdizione. Nel segno del solo primo obiettivo si è mosso il codice di procedura penale, quando dispone che di norma la redazione dei motivi concisamente avvenga in camera di consiglio e che di essa si dia lettura subito dopo il dispositivo, fa questa operazione, cerca di chiarire alle parti, ma anche al pubblico, il senso della decisione. Intanto vorrei dire che questa norma non è generalmente applicata. Nei nostri tribunali e nelle nostre corti non succede. Ciò che avviene normalmente è il rinvio della motivazione a 30, 60, 90 giorni. Questa prassi che significato ha? Ha, a mio giudizio, un significato indubbio. I giudici generalmente, non voglio dare un giudizio totale, ma i giudici non avvertono la necessità di spiegare con linguaggio semplice
alle parti, alla stampa, al pubblico le ragioni delle loro decisioni. Il deposito delle motivazioni rappresenta ancora l'unico circuito che insieme tradizionale, perché eravamo giovani, ma anche elitario, perché riguarda soltanto i difensori, le parti e qualche studioso della giurisprudenza. Ma non si tratta qui della comunicazione diretta e semplice che ogni singolo giudice dovrebbe avere, a mio giudizio, con i cittadini e che costituirebbe il canale nel quale democraticamente la magistratura si fa carico di chiarire all'opinione pubblica il senso dei provvedimenti. Questo tipo di canale permanente tra la giustizia e i cittadini esige un'immediatezza, cioè un'abitudine, che oggi non esiste. E si tratta di una prassi che non sarebbe difficile instaurare se ci si rendesse conto che ciascun magistrato, non solo i pubblici ministeri, ma anche i giudici, ha il dovere di rendere conto ai cittadini comunicando il senso di quanto avviene nelle aule di giustizia. Non si tratta di giustificare i propri provvedimenti, ma di render noti, di chiarire le ragioni, i significati, anche quelli meno evidenti delle proprie decisioni, spesso rese poco comprensibili da un linguaggio oscuro, infarcito di termini obsoleti. Ecco, se il quotidiano funzionamento della giustizia non è comprensibile ai cittadini, il respiro democratico, cioè la discussione che dovrebbe caratterizzare il funzionamento di tutti i poteri pubblici, viene meno. Noi accettiamo tranquillamente che si sottoponga a critica l'azione del Parlamento e del Governo, ma per l'amministrazione della giustizia questo non accade. I cittadini vivono le vicende giudiziarie senza comprenderne appieno il senso e le dinamiche. E tuttavia nessuno, neppure l'ultima circolare del CSM, impone ai magistrati di spiegare le decisioni che quotidianamente prendono nelle aule di giustizia. Noi sappiamo che il silenzio è giustificato con molte ragioni: il segreto delle indagini, il dovere di riservatezza, il rifiuto di ogni protagonismo, ma nessuno naturalmente prevede o pretende che vengano diffusi atti o notizie destinati al segreto o che i magistrati facciano le prime donne in televisione. In discussione è il funzionamento della giustizia dal punto di vista della democrazia interna, se cioè sia compatibile con la democrazia l'esercizio della giurisdizione, senza che chi la esercita debba spiegare pubblicamente ciò che fa. Questo è il tema. La verità è che nelle democrazie nessun potere può essere esercitato senza renderne conto ai cittadini. Se la motivazione costituisce l'unico modo di comunicare, sono soddisfatte in parte solo le esigenze delle parti e dei loro difensori, ma non quelle dei cittadini. Occorre un altro modo capillare di comunicare, senza lasciar dubbi sul significato dell'azione di ogni magistrato. Pensate quanto sarebbe tutto sommato meglio che i giudici, una volta letto il dispositivo, non l'abstract, che pure è già un progresso, di tutto rispetto, ha ragione la Presidente Cassano, una volta letto il dispositivo, brevemente, con un linguaggio semplice, spiegassero i motivi della loro decisione. Un piccolo accorgimento, ma di grande significato democratico, che risolverebbe molti dei problemi posti da Bianconi. Bianconi è lì, sente la spiegazione del magistrato, chiede chiarimenti se non è chiaro, dopodiché può scrivere. Non ha bisogno più di rincorrerli per le scale i possessori legittimati di notizie. Ma questa proposta probabilmente ormai è matura dopo la riflessione che si è aperta dentro la magistratura, ma vorrei dire non solo sui vari significati del rendere conto dei giudici. Io vorrei aggiungere che questa affermazione che ogni magistrato è titolare di un dovere di comunicare
di spiegare i suoi provvedimenti discende direttamente dalla nostra Costituzione. Parte l'incipit dell'articolo 101 è solenne: la giustizia è amministrata in nome del popolo. La Carta Costituzionale non sancisce un collegamento così diretto per nessun potere dello Stato, non per il governo, non per il Parlamento, non la pubblica amministrazione, nessuno parla in nome del popolo. I magistrati invece pronunziano le loro decisioni in nome del popolo. Tra i molti significati che la dottrina attribuisce all'articolo 101 ce n'è uno di valore indubbio, cioè il giudice nel pronunziare la sentenza parla a nome di tutti i cittadini. La sentenza sarà rispettata, la sentenza sarà eseguita perché è espressione della volontà popolare. Allora, il rilievo più delicato di questo collegamento tra giustizia e popolo è nel fatto che essi non sono, i giudici non sono investiti del mandato popolare, ma sono scelti con altri criteri, pure descritti nella Costituzione. Ne discende che quando pronunzia la sua sentenza, il giudice non ha bisogno, lo ha letto mi pare Ermini, non ha bisogno del consenso popolare, né lo deve richiedere per assecondare gli umori della maggioranza dei cittadini. Dunque c'è una ragione più sottile per la quale il giudice può decidere in nome del popolo, e la ragione è quel filo rosso attraverso il quale il popolo appunto partecipa ed esercita il controllo sull'amministrazione della giustizia. Se i giudici, ogni giudice, non comunica con i cittadini, perdono la loro legittimazione democratica, interrompono cioè quel circuito virtuoso che consente di amministrare la giustizia in nome del popolo. Nelle democrazie i giudici possono pronunziare sentenze in nome del popolo non perché prima ne accertano gli umori o ne interpretano i desideri, ma perché la giustizia è per definizione una casa di vetro nella quale le decisioni, i provvedimenti sono trasparenti e facilmente comprensibili dal popolo. Se si interrompe questo dialogo tra cittadini e i loro giudici, la giustizia perde la capacità di essere espressione della sovranità popolare. Le linee guida del CSM, certo, raccolgono molte queste istanze, ma se si comincia a pensare che chi parla è solo un delegato, magistrato, giornalista, ora una soluzione peggio dell'altra, vorrei dire, evidentemente non siamo ancora in questa fase, quindi salutiamo con piacere questa apertura del CSM, ma speriamo che ci sia un altro passo più significativo. Ecco, io credo che la parte più avvertita della magistratura sia pronta per questa piccola rivoluzione delle strategie e delle modalità di comunicazione. E penso che avviare, sia pure con prudenza e con, come dire, progressività, queste novità, prudentemente, naturalmente, farà crescere la cultura di tutti noi. Allora, mi veniva in mente, ascoltando Beniamino Delita, a un film che immagino in tanti abbiamo visto, che era il Verdetto. Dicevo che mi veniva in mente, ascoltando l'intervento di Beniamino Deida, un film, Il Verdetto, che forse in tanti abbiamo visto, con la famosissima Emma Thompson nella figura di questo giudice che nel momento in cui prende la decisione sull'intervento che deve subire questo giovane ragazzo di 18 anni, problematico per le scelte religiose del ragazzo, spiega
il perché della sua decisione. Nel libro addirittura si dedicano quasi 5 pagine a questa illustrazione del giudice che spiega, no? Che è un po' l'auspicio che Beniamino De Ida fa, cioè di un giudice che, come dire, non si tratta neanche forse di empatia, ma di dovere, di dover motivare le sue decisioni. Certo, noi non siamo nel volume, ce lo ricorda Bettacescu questo, proprio facendo questa citazione, non siamo in Inghilterra, però io credo che noi ci stiamo avvicinando a questa esigenza, cioè l'esigenza di usare un linguaggio che non sia soltanto rivolto alle parti, alle possibili impugnazioni, ma che sia anche rivolto a chi ascolta la decisione rispetto ad un caso che può andare, per la rilevanza che ha, anche al di là delle parti. Io credo che in questo sia chiamata in causa diciamo la scuola della magistratura, perché se noi vogliamo veramente pensare a una vera svolta culturale che non sia solo nei suoi vertici ma riguardi tutti i magistrati, il compito principale ce l'ha la scuola che è impegnata da tantissimi anni su questo tema e che credo che dovrà ulteriormente impegnarsi in prospettiva. E quindi darei la parola a Nicoletta Giorgi, vicepresidente della scuola, ma soprattutto devo dire una delle componenti della scuola che su questo tema ha organizzato tantissimi corsi, secondo me avendo di mira quello che poi il Consiglio ha fatto con questa risoluzione, ma anche diciamo andando oltre. E che cosa si può fare ancora? Ovviamente oltre ad intervenire sui 1000 temi che sono stati posti all'attenzione oggi. Passiamo tutto. Mi sposto io. Sì, grazie. Sì, grazie di poter essere qui, del fatto di aver voluto che rappresentassi la scuola in questa tematica così importante e che, come dicevi, ho avuto la fortuna di seguire nel corso di questo mandato già dal primo anno. Il mandato nostro ormai è in scadenza, terminiamo a gennaio del 2020, ma già dal 2016, quando abbiamo preso incarico, forse perché è un corso, quello dell'informazione e giustizia, interdisciplinare. Questo è fondamentale capire perché viene indicato tra gli interdisciplinari, perché inevitabilmente, come in questa tavola è stato affrontato, deve esplicitare una riflessione su aspetti diversi. Su aspetti diversi che portano il magistrato a capire, come è stato detto da questa tavola, che tipo di magistrato vuole essere, quando soprattutto comunicando deve comunicare quello che è l'esito di un processo logico che ha portato al provvedimento e quindi molto spesso ad una interpretazione della norma che si affianca a tante altre interpretazioni, non ultima purtroppo quella mediatica, che molto spesso viene ad avere anche una forza maggiore. Perché? Perché l'interpretazione mediatica di una norma, o meglio di un contesto, di un fatto e quindi dell'applicazione della norma a quel fatto, gode di una forza dove chi veicola il messaggio arriva facilmente a molti, a moltissimi, scegliendo lo strumento giusto. E ci si chiede, ci si deve giustamente deve chiedere, quali sono gli strumenti che oggi la magistratura deve adottare per poter combattere ad armi pari, quando in realtà non dovrebbe compiere questa battaglia avendo lei la funzione unica ed esclusiva di portare l'ordine nel disordine della controversia, nella violazione della norma. A questo proposito, la scuola ha fatto un percorso che inevitabilmente ha cercato di recuperare una logica e anche un percorso che consentisse di raccogliere del materiale utile per una riflessione all'interno della magistratura, ma anche al di fuori della magistratura. Perché quando si parla di comunicazione della giustizia e della giustizia nel settore dell'informazione, sono due aspetti diversi, perché un conto è comunicare, un conto è vedere la giustizia all'interno del settore dell'informazione, si va anche a toccare o a rischiare di toccare alcuni dei principi fondamentali della figura del profilo del magistrato.
non ultimo quello dell'imparzialità, perché quando si va a comunicare quello che è l'esito di giudizio, quella che è l'interpretazione di una norma, a volte si va a comunicare l'evoluzione di una norma, perché il giudice si fa spesso diritto vivente, voce del diritto vivente, supera nella tempistica quello che il legislatore non arriva a disciplinare tempestivamente, ma che il magistrato si ritrova all'interno della propria aula di giustizia che deve valutare con cognizioni di diritto positivo anche nuove rispetto a quelle che sono invece la disciplina contenuta nei codici o nella normativa vigente. Dicevo, quello che rischia è proprio quella di vedere minata la sua imparzialità. Però facciamo anche attenzione che un conto è l'imparzialità, un conto è la neutralità del magistrato ai valori, che non può esserci. Perché il magistrato è un soggetto che vive e deve vivere all'interno della società, ha dei valori che lo portano a svolgere la sua funzione e che sono cosa diversa rispetto a un'imparzialità, cioè al trovare la giustizia specifica per il caso concreto che deve essere valutato senza preconcetti. I preconcetti sono qualcosa di distinto dal bagaglio di valori che ogni magistrato porta con sé. E la scuola cosa ha cercato? Ha cercato di fare un percorso vedendo a che punto stava questa analisi, ha fatto un percorso anche di natura sociologica per cercare di capire in realtà oggi il cittadino che cosa vuole. Vuole veramente capire l'esito di un giudizio, il perché si è arrivato a quella conclusione, o semplicemente cerca nell'esito di un giudizio la conferma di un proprio pensiero, o peggio, la negazione del proprio pensiero, e nel momento in cui c'è la negazione del proprio pensiero, strumentalizzare quell'esito a proprio favore. Quando non si arriva ad una condanna di fronte ad un evento tragico come l'assassinio di una persona, ma ci sono una serie di valutazioni, improvvisamente non si va a cogliere qual è stato il percorso logico che ha portato alla tutela di un bene, che è la benevita, ma si va a trovare la soluzione definitiva che per quello per cui io posso uccidere, perché tanto la giustizia oggi non porta l'ordine in quel momento, non, la violazione del diritto non ha una pena uguale e dire la stessa sostanza del reato commesso. Questo che cosa porta? Porta chiaramente ad una situazione che espone la magistratura. L'espone la magistratura nella sua categoria. La scuola ha la fortuna di seguire il percorso formativo del magistrato a partire proprio dal tirocinio. Oggi i giovani magistrati sono inseriti in un contesto dove la figura e il profilo del magistrato non è quello di un tempo, che probabilmente non era neanche verosimile, cioè non era idealizzata in qualche modo, e questa idealizzazione nasceva anche dall'interno della magistratura che preferiva rimanere in un contesto distaccato, come se distaccarsi dalla realtà fosse un punto di forza. Oggi questo punto non è un punto di forza. Oggi i giovani magistrati vogliono far vedere che la magistratura e lo svolgimento della funzione giurisdizionale è un servizio vero e proprio. D'altronde lo stesso codice etico non ha la funzione di tutelare il prestigio della magistratura fine a se stesso, ma ha la finalità di portare una giustizia funzionale ed efficiente, e da lì come riflesso, ma non come scopo principale, tutelare poi chiaramente, dico il termine di prestigio nel senso di dire l'autorevolezza e la fiducia, e ritorna costantemente questo termine, fiducia, che il cittadino deve avere nei confronti del magistrato. Quindi oggi i giovani che vengono e che frequentano la scuola manifestano apertamente un grande interesse sul capire come comunicare. Su poi il fatto che la comunicazione debba appartenere a tutti i magistrati, beh, questo è un punto di riflessione che la scuola pone e ha posto nel corso dei vari corsi. La scuola ha la fortuna di essere un contesto di natura scientifica, quindi non ha e non vuole che vi entrino ideologie,
prese di posizioni di natura politica o di natura correntizia, ma vuole essere il luogo in cui apertamente si parla e si discute. In una metodologia dell'insegnamento noi abbiamo imparato ad insegnare una cosa e il giorno, e subito dopo dimenticato per ricominciare ad imparare come insegnare quella cosa. Perché? Perché è una continua evoluzione. Non c'è stata un modulo di corso, nello specifico ad esempio anche di questo corso sull'informazione e la giustizia, uguale a se stesso. C'è stato un percorso costante di ricerca di cambiamento, perché di vedere cosa, qual era il testimone che poteva essere portato avanti in una ideale staffetta di crescita. E devo dire la verità che se oggi abbiamo anche un provvedimento come le linee guida del CSM, beh, credo che il tavolo predisposto dalla scuola al Ministero nel 2017 come prodromico allo svolgimento poi del corso che c'è stato nel 2017, beh, sia stata un po' una, anche una sveglia a quelli che erano stati i lavori fatti almeno 2 anni prima nel 2015 da parte del CSM e della scuola. Guardate che il tempo sta passando, il problema c'è, continua a riproporsi e forse continua anche ad acuirsi con i nuovi mezzi di informazione che ci sono, con i social network che diventano essi stessi, come dire, garanzia di una notizia o se non della veridicità di quella notizia, della fruibilità di quella notizia, col problema che poi ovviamente si crea un'opinione pubblica su quella notizia e c'è una strumentalizzazione di un potere come quello giurisdizionale che è inconcepibile. Strumentalizzare un potere significa combattere, abbattere la democrazia, significa abbattere il sistema portante del nostro paese, che è un paese democratico. E se oggi un potere come quello giurisdizionale, pur di tutelarsi, è disponibile ad assumere la massima accezione di trasparenza, anche proprio comunicando quello che è l'esito del proprio giudizio, e la dimostrazione ancora maggiore è oggi la presenza di Radio Radicale qui, se questo potere vuole, assume liberamente, senza l'esistenza di una legge che la costringa a questa trasparenza, beh, questo deve essere un esempio per gli altri poteri. Non deve subire invece la prepotenza degli altri poteri in qualche modo e subire una necessità, una contrazione in se stessa, un timore di esporsi perché altrimenti rischia una strumentalizzazione. E la scuola in questo ha fatto un percorso che l'ha portata a partire dal problema della comunicazione della giustizia, alla giustizia nell'ambito dell'informazione, a fare un'analisi sociologica di quelle che erano le necessità della cittadinanza, di come veniva visto il diritto, di come veniva vista la magistratura, di capire che erano necessarie, ormai è arrivato il tempo per delle regole che in qualche modo regolamentassero, disciplinassero, dessero proprio appunto quelle linee guida, e poi è arrivata l'ultima edizione, è stata quella di quest'anno, con come esperto formatore Luigi Ferrarella, a esplicitare una volta di più quelli che sono stati i principi che hanno condotto questo percorso di perché oggi si deve parlare di comunicazione, di informazione. Qual è l'alfabetizzazione che serve al magistrato per poter comunicare e al giornalista per comunicare correttamente quello che è il messaggio del magistrato? Di sicuro i due mondi, ma sono solamente due, ma sono molti di più quelli che contribuiscono poi a veicolare il messaggio, non possono rimanere separati. Non si può parlare, serve il giornalista perché è un professionista, no, serve il magistrato perché il magistrato sa di quello che sta parlando. Quello che sicuramente è uno sforzo ulteriore che dovrà essere fatto, e tu mi dici in prospettiva che cosa, beh, è quello sicuramente di capire quali possono essere le intersezioni tra queste due professionalità. Perché comunque il giornalista ha uno strumento che la magistratura non ha, e la magistratura ha una cognizione tecnica del provvedimento e dell'elaborazione dei principi che il giornalista può solamente cogliere o intuire, ma non gli appartengono perché non provengono da lui. Quindi
quando le linee guida parlano di magistrati a livello apicale o di propri delegati, in un certo senso fa già una scelta, fa una scelta di comunicazione all'interno della magistratura da sola e che proietta fuori la comunicazione. Però poi, allora, o dà una formulazione confezionata del messaggio o inevitabilmente deve scontrarsi con una alfabetizzazione dall'altra parte capace di cogliere quello che è il messaggio da parte della magistratura. Su questo, ad esempio, la scuola, dovendo fornire la formazione obbligatoria, che è l'articolo 26 bis, per chi vuole, aspira ad assumere funzioni dirigenziali, anche questo aspetto viene adesso introdotto e viene sviluppato, perché un dirigente non può evidentemente, a maggior ragione con le linee guida, non considerare appartenente a un bagaglio culturale anche l'aspetto di organizzare la comunicazione all'interno dell'ufficio, organizzarlo nel modo che riterrà più opportuno, ma sicuramente renderlo esistente e non come un'eventualità, un accessorio dato a chi si sente più adatto o più vicino, più sensibile a questo aspetto, o magari semplicemente perché si trova su un territorio dove la comunicazione diventa essa stesso presidio di giustizia, perché non può essere questo il modo di veicolare la giustizia, perché non solamente dove ci sono reati o situazioni gravi come quella di mafia, 'ndrangheta, dove la popolazione deve sentire la voce diversa da quella di chi va contro il sistema giustizia, perché il cittadino ha bisogno anche in luoghi meno, in situazioni meno gravose, di sentire che c'è un sistema giustizia che lo tutela, e far chiedere di nuovo tutele da parte del cittadino, e non portare il cittadino, come c'è stato chi giustamente osservato all'interno di questo numero, oggi il cittadino non chiede più tutela, chi è più propenso a chiedere meno diritti per gli altri, a negare i diritti agli altri piuttosto che invece datemi, garantite i diritti che ho riconosciuto dalla mia carta costituzionale, dal diritto del mio paese, datemi possibilità per sviluppare. Ma perché questo? Perché siamo in una fase completamente dove manca la fiducia di poter ottenere il diritto, e se non posso ottenere qualcosa, quantomeno allora c'è una sorta di rivalsa e di tutela nel dire beh, nego agli altri se non posso avere io. Ma questo è un paradigma che deve assolutamente essere cancellato. Poi chiudo il mio intervento. Devo dire che la scuola ha anche voluto parlare di comunicazione nell'ambito dell'informazione, facendo partire corsi sull'importanza della tutela del dato e quindi della privacy, perché al di là della GDPR, che inevitabilmente un anno fa ormai è entrato definitivamente in vigore nel nostro paese, ma che già da 2 anni ormai l'Europa l'aveva introdotto perché i paesi lo accogliessero, se oggi abbiamo in un discorso di commiato del Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati un riferimento esplicito al problema dell'informazione e della comunicazione della giustizia nell'ambito informativo, perché diventa possibile leva di violazione della dignità della persona, allora non si può non attenzionare a livello formativo anche questo aspetto e ampliare la sensibilità della magistratura all'esplicitare, al comunicare il proprio operato anche nella tutela di diritti, quale quello della dignità e quella della tutela del dato, perché diventa un modo anche per comprendere quanto può incidere un provvedimento nella vita di una persona. Quanto delle parole rischiano di rimanere per sempre a segnare una dinamica, la storia di un soggetto rischia spesso di compromettere il futuro di quel soggetto.
proprio perché oggi i sistemi di comunicazione poi non sono neanche più le nostre riviste, che si andava a scartabellare una volta le riviste cartacee. Oggi quello che è online rimane online per sempre. Questo non deve essere un monito ovviamente per responsabilizzare, quasi terrorizzare chi è chiamato a fornire la funzione giurisdizionale, però sicuramente anche a fornirla con l'accortezza di determinati soluzioni, e sono anche quello un modo di comunicare, perché se io sto attento a che quella persona non subisca una condanna maggiore di quella che è già scritta nel provvedimento, io sto svolgendo la funzione di tutela della dignità della persona, che prescinde e deve essere riconosciuta indipendentemente dalla colpevolezza di un fatto attribuito a quella persona o meno. Grazie mille a Nicoletta Giorgi per questo suo diciamo anche intervento divulgativo di un compito che la scuola si è assunto fondamentale in questo frangente. Grazie anche per aver ricordato che uno dei pezzi contenuti nell'obiettivo scritto dall'avvocato Francesco Petrelli parla di due temi molto interessanti che riguardano ovviamente l'avvocatura. Innanzitutto la necessità che proprio l'avvocatura parli la lingua dei diritti dimenticati. Questo credo che fosse anche il riferimento che Nicoletta Giorgi ha appena fatto, e poi che forse se c'è un punto di criticità nella comunicazione da parte dell'avvocatura è stata quella di non quello di non aver difeso il giusto processo, ma di non aver comunicato correttamente il giusto processo. E mi veniva in mente questa frase di Petrelli ripensando a un passaggio dell'intervento di Margherita Cassano, quando diceva: attenzione, guardate che questa sovraesposizione del momento delle indagini, anche da parte ovviamente del pubblico ministero, rischia anche di spingere verso quella tendenza del difensore di utilizzare il meccanismo della stampa, trovando nella stampa un modo per difendere il proprio assistito. E questi sono tutti temi che negli ultimi mesi noi vediamo all'ordine del giorno, lo vediamo come cittadini oltre che come magistrati, questo processo parallelo che va diciamo continuamente alimentato da più parti e che pone tutti i problemi che Margherita Cassano ci ricordava: l'attendibilità del portato dichiarativo nel momento in cui quella persona viene sentita da più televisioni prima di entrare nel processo. Insomma, sono tutti temi, così come quelli sollevati prima da Giovanni Bianconi sul tema delle intercettazioni, sull'esigenza di riequilibrare il diritto della privacy di terzi che non sono interessati al processo e il diritto di difesa, che secondo me chiamano in campo l'avvocatura. E noi, devo dire, sia nell'obiettivo e sia nella tavola rotonda abbiamo cercato di fare quello che Nicoletta Giorgi ci poneva come uno degli obiettivi della scuola. Questo è un tema che non riguarda i magistrati, ma riguarda più professioni, e se non lo si affronta insieme per la giurisdizione, non per un'esigenza dei magistrati singolarmente o dei giornalisti o degli avvocati, secondo me siamo perdenti. Allora, in questa prospettiva, Rosso, lei ha tutta la nostra attenzione. Le passo questo microfono. Ringrazio il coordinatore del nostro tavolo, ringrazio Magistratura Democratica. Devo dire che non solo negli ultimi mesi, diciamo in un periodo relativamente lungo, ci sta unendo un terreno di analisi ad eccezione sulla separazione delle carriere, che però non è estranea a questi temi, perché la terzietà del giudice, il modo di coniugare quella terzietà del giudice, incide profondamente anche in tema di rappresentazione della macchina giudiziaria e di comunicazione. Comunicazione giudiziaria e locuzione, lo abbiamo visto tutti insieme, che è declinata in tantissimi modi e riguarda tantissimi temi, sia pure collegati ma diversi. Dovrò fare una scelta, evidentemente me ne occuperò di alcuni partendo da una prospettiva, da un punto di vista che è quello
dell'avvocato penalista, non rinunciando però a consegnare la complessità della riflessione, non solo perché già richiamata da Francesco Petrelli in quel suo contributo, ma oggi sottolineata in alcuni degli interventi, in molti degli interventi, proprio anche del modo di atteggiarsi della domanda di giustizia e del senso della rivendicazione. C'è un tema che non può che vederci uniti, nel senso che riguarda tutta la comunità dei giuristi, come oggi con tema, con espressione che forse vuol dire troppo, ma rende anche l'idea di come ci sia un mondo che sta subendo un attacco. Dicevo, c'è un tema che è la chiarezza, la comprensibilità della decisione, la trasparenza dei meccanismi di gestione, tutte cose che garantiscono o aiutano a definire l'indipendenza e l'autonomia del magistrato, che ovviamente appunto ci vedono d'accordo, vanno gestite, devono essere trovati momenti di comunicazione per dare conto di tutto questo, non solo momenti di comunicazione ma anche momenti di partecipazione. Ci sono esempi virtuosi, noi nel nostro distretto li stiamo vivendo, ma necessariamente vanno allargati per esempio all'esperienza dei consigli giudiziari, alla pubblicità, alla veicolazione di alcune comunicazioni. Sono certamente positive le tematiche che sottendono alla circolare del Consiglio Superiore della Magistratura, se l'approccio è quello che ci ricordava il Presidente Ermini, cioè di un work in progress. Adesso vediamo, ci stiamo ragionando, stiamo vedendo anche gli elementi di criticità, ma partiamo comunque da una prima griglia, da un primo testo. Quindi le cose che ci uniscono, insomma, sono anche facilmente individuabili. Credo però che, ecco, dobbiamo invece fare una discussione vera sulla chiave, perché dobbiamo capire sul piano della gestione e dell'amministrazione della giustizia penale se condividiamo tutti la idea che il contraddittorio è la chiave di lettura. Se questa è la idea, allora abbiamo già un pezzo di risposta alle obiezioni che Bianconi proponeva. Se il contraddittorio è la chiave, c'è un pezzo di procedimento che vale di meno e c'è un pezzo di procedimento che vale di più. Il procedimento che vale di meno evidentemente va gestito e controllato. Non è un caso che il tema della informazione del pubblico ministero sia quello che va in qualche modo disciplinato, perché qui dobbiamo metterci d'accordo. O noi pensiamo che un principio costituzionale, quale quello del diritto dell'imputato di ricevere riservatamente notizie del procedimento a suo carico con una formulazione di un'accusa in forma chiara e precisa, sia destinato ad evitare, non so, un coccolone, uno stress a una persona, e allora è una questione, no? E subito dopo invece possiamo sbattere in prima pagina quella vicenda e tutti gli elementi che sono stati raccolti rendendoli senza filtro nella disponibilità di un'opinione pubblica che evidentemente non ha le chiavi di lettura e non conosce il paradigma di accusa nelle quali quelle vicende si inseriscono, oppure ha un significato diverso. Noi crediamo nella inviolabilità delle comunicazioni, della corrispondenza di ogni singola persona, e capiamo che quando si dispone la intercettazione lo si fa perché vi sono dei presupposti di legge assolutamente chiari, vincolanti e destinati a veicolare nel processo quella violentissima violazione del diritto della persona, per costruire la verità processuale, che quindi non può assistere casualmente un altro tipo di esigenza, di notizia, di informazione. E se non siamo d'accordo su tutto questo, allora quando Bianconi pone il problema del dire io pubblico quello che ricevo, evidentemente quello che ho, no, quello che mi dice, sia utile, sì, rispetto che... a quello che ricevo, ma ritengo che sia utile rispetto a una mia valutazione, cioè, quindi per me il punto è lì, insomma, no? Evidentemente qual è la chiave che determina quel valore, quel giudizio di utilità.
è una chiave deontologica, è una chiave che discende da una norma di legge, è una chiave che discende da protocolli di applicazione tra i soggetti che hanno accesso a quel tipo di informazione, perché proprio quella libertà che rivendica il giornalista fa sì che appunto egli non sia parte del processo, debba avere un autonomo statuto, debba avere regole che debbono necessariamente definire la sua libertà di decisione, anche perché appunto la conseguenza non è solo in termini di immagine, di conseguenze devastanti per eventualmente una persona sottoposta a procedimento in relazione a una fase nella quale deve ancora formarsi il contraddittorio, perché la prova al dibattimento non è ripetizione di quella prova lì, e non è vero che tutto quello che è stato raccolto si pubblica o sarà utilizzabile, può essere che quelle intercettazioni siano state raccolte con un provvedimento, abbiano a fondamento un provvedimento del pubblico ministero mal motivato e quindi come tali siano assolutamente inutilizzabili e nel mondo delle cose giuridiche non esisteranno mai, non saranno mai utilizzabili per un giudizio. Può essere che che quelle intercettazioni nella circolarità a un certo punto si ponga uno sbarramento e quindi non entrino in quel procedimento dove erano destinate secondo il disegno d'accusa a provare una certa circostanza, quindi non c'è nessun automatismo da questo punto di vista. Certo, poi noi dobbiamo prendere atto che i tempi del procedimento, del processo penale, la lontananza del momento del dibattimento, dal momento dell'investigazione, crea quei problemi che venivano segnalati. Ma non è che ce le ha regalati il buon Dio, sono il frutto di determinate dinamiche. Evidentemente il processo è costruito per giustiziare situazioni che abbiano non una loro semplicità, ma che siano state ridotte a una semplicità. È stato immaginato non certo per gestire maxi processi o procedimenti con centinaia di imputati. Certamente faccio mie tutte le considerazioni che la Presidente Cassano faceva in punto di 112, cioè se noi non riusciamo a immaginare e coniugare in modo intelligente, costituzionalmente orientato, noi ne facciamo addirittura proposta di riforma di legge costituzionale in punto di casi e modi previsti dalla legge per l'esercizio dell'azione penale, ma è evidente, è nelle cose, che solo una piccola parte dei processi penali possono essere celebrati. Peraltro c'è un tema che riguarda proprio la pubblicazione, atteso che un numero elevatissimo, voi lo sapete, parlo a lei, perché insomma in qualche modo, no? Di procedimenti sono assolutamente destinati all'archiviazione, vengono archiviati, sono migliaia e migliaia i procedimenti che sono oggetto di provvedimento di archiviazione e il materiale raccolto in quei procedimenti, secondo quella logica, che fine fa? È a disposizione del, come dire, anche soggetto di ostentazione, rimane nel segreto, lo vorreste avere, non lo vorreste avere, magari lì c'è l'intercettazione del politico che non ha rilevanza penale ma promette qualcosa e da questo punto di vista, come vedete, la complessità è enorme. Io credo che, no, non la complessità, il problema è enorme, dopodiché una soluzione va trovata. Noi abbiamo criticato la legge Orlando, la norma sospesa, ma perché quando la politica non ha progetto e poi si trova a dover gestire compromessi, produce quelle situazioni che sono anche esilaranti, no? Se volessimo passare ora alla struttura di quella norma, c'erano veramente dei passaggi in punto di individuazione degli elementi costitutivi della fattispecie che facevano davvero sorridere o faranno sorridere se poi mai quella norma entrerà in vigore. L'altro elemento che personalmente mi suscita forte perplessità, non nell'esigenza ma nella risposta, è quella appunto dell'ufficio di comunicazione del giudice. Perché noi dobbiamo immaginare che cos'è che dobbiamo preservare. È l'autonomia e l'indipendenza del giudizio, mica la condivisione da parte dell'ufficio di quella pronuncia. Allora noi creiamo un magistrato che è chiamato a interpretare secondo quali canoni quella decisione, su un'informativa che viene a lui fornita evidentemente da colui il quale poi procederà a
redazione alla redazione della sentenza. Che il magistrato possa, ora ci ricordare esperienze veramente della mia adolescenza professionale, ma erano realtà che potevano essere così gestite. Vedo anche complicato l'oggetto di una provvisoria, perché si introduce un ulteriore elemento, lo dico nella logica del difensore ai fini anche dell'impugnazione, cioè avremo dispositivo provvisoria, motivazione, e questo diventa una cosa molto molto complessa che si distanzia nella ratio alle provvisorie delle corti, delle leggi di legittimità, perché quelle sono indicazioni di nomofilachia o evidentemente di necessità di intervento e di presa d'atto di indicazioni della Corte delle leggi, delle quali l'operatore non può fare a meno, di cui deve avere contezza nell'immediatezza. Ecco, io credo che comunicare debba voler dire prima questo, cioè dobbiamo davvero, credo, tutti i soggetti del processo mettere al centro quello che poi la legge ci pone, insomma, nel senso di una scelta di un meccanismo di formazione della verità processuale, che è quella all'esito dei meccanismi secondo le regole del codice di rito, che è l'unica che può funzionare, perché è il modo migliore per accertare la verità. Allora noi, anche per fare pubblicità, ma insomma abbiamo fatto questa idea del manifesto su cui abbiamo chiamato a confronto tutte le componenti della giurisdizione, l'accademia, per semplicemente dire: guardate che questi sono i principi liberali condivisi del diritto penale, questi sono i principi che debbono informare il nostro processo, ripuliamolo dalle sovrastrutture, da quanto si è incartapecorito in questi anni, dagli interventi ad personam o ad solutionem che si sono succeduti, e ritroviamo il senso di un meccanismo del processo che è quello, l'unico in grado, credo, di garantire una risposta democratica secondo la Costituzione. Grazie. Ulteriori spunti e forse anche qualche preoccupazione, no, forse non qualche, ne aveva più di una di preoccupazione l'avvocato Rosso. Io mi permetto di soffermarmi sulla seconda sua preoccupazione, quella che una sorta di abstract o informativa provvisoria nel momento in cui il dispositivo prenda termine per la redazione dei motivi possa essere vissuta come rischio di possibili motivi di impugnazione ulteriori. Ma non lo so, io penso sempre a quando io arrivo alle decisioni. Allora, nel momento in cui io emetto un dispositivo, so il percorso logico che mi ha portato a quel dispositivo, cioè è impensabile che emetto un dispositivo se non ho chiaro in mente qual è il percorso. È semplicemente questo lo sforzo che si chiede, ovviamente lo deve fare il giudice, ma questo mi pare evidente, lo deve fare il giudice che lo emette, questo è quello che diceva Margherita Cassano all'inizio, cioè non può essere qualcun altro che si inventa le motivazioni, è il giudice, il collegio, ma credo che questo nella circolare non ci sia, perché la circolare non parla di un giornalista, eventualmente fa riferimento a un soggetto all'interno, no, a un soggetto magistrato all'interno dell'ufficio delegato a questo. Ma è chiaro che il delegato, io immagino, non sono convinta che sia una costruzione corretta, ma immagino che non faccia altro che intrattenere il rapporto di diffusione, ma chi scriverà la sintesi deve necessariamente essere il giudice che ha preso quella decisione, quindi questa preoccupazione non la vedrei, mentre quello che io vedo molto utile in questo è la corretta informazione, cioè noi abbiamo avuto, ci sono mille esempi che possiamo fare,
di sentenze, di dispositivi letti con motivazioni a 90 giorni. Nelle settimane successive i giornali si sono sbizzarriti e anche tutti i media, sia dalla televisione, sul perché era stato emesso quel dispositivo e non quell'altro. Allora, quello che si deve colmare è questo gap che c'è. Non è che si deve fare qualcosa in più, si deve semplicemente instradare la notizia, che sia una notizia corretta, e nell'essere corretta si contribuisce a un'informazione, come dire, adeguata, democratica, si garantisce il controllo sociale sulla decisione. Quindi non lo so, forse bisogna, su questo capisco che ci sono molte perplessità, bisogna cominciare a provare, perché forse provando molte cose, insomma, molti dubbi si risolvono. Allora, noi avremmo ancora un quarto d'ora di possibile discussione. Io non so se c'è qualche intervento, qualcuno che ha qualche domanda da rivolgere ai nostri ospiti. Questo è il momento, se ci dovesse essere. E altrimenti darei la parola, se non ci sono, a chi, ovviamente avendo sentito il discorso, i temi, vuole reintervenire. C'è già Giovanni Bianconi, a cui do subito il microfono, e dobbiamo fare tutti questi passaggi. No, io volevo soltanto provare a chiarire alcune cose, perché penso che ci siano appunto i due livelli di cui parlavo, le questioni delle informazioni, diciamo, endoprocessuale e poi quelle extraprocessuali. Allora, il discorso dell'abstract della cosa credo che sia una naturale conseguenza di quello che stiamo dicendo, avverrà, e penso che sia anche giusto. Prima zia Maccora ricordava appunto il gap di tempo che dentro il quale si fanno mille ipotesi su decisioni che invece hanno una loro motivazione, che è giusto diffonderla subito senza aspettare i 90 giorni. Lei nel suo contributo su questione giustizia cita alcuni esempi, infatti, di giudici, di presidenti che si sono subito fatti carico di questo. Abbiamo anche assistito a episodi poco commendevoli, come di recente una lettura di sentenza a Roma dove il giudice ha interrotto il dispositivo per la lettura del dispositivo contro chi protestava in aula per una assoluzione o per una mite condanna, diciamo così, neanche una assoluzione, intimando poi di prendere i provvedimenti, di fare una passeggiata a Perugia, eccetera. È evidente che poi lì, dopo 45 giorni, è arrivata una motivazione che spiegava il percorso dentro il quale i giudici si sono mossi. Riempire quella cosa, secondo me, da subito evita problemi. Credo che sia una gran fatica, sinceramente, nemmeno per il giudice che dovrebbe farlo, e credo che sia giusto. Io penso però che, per quanto riguarda i magistrati, visto che poi c'è la scuola, eccetera, dovrebbe essere un'abitudine da prendere nel tempo, a considerare che i lettori dei propri provvedimenti non saranno soltanto quelli interni al procedimento. Soprattutto perché poi l'abstract riguarda le sentenze che hanno un gap, hanno un divario rispetto al tempo in cui si fanno le motivazioni, ma invece le ordinanze, le richieste, i decreti di sequestro, insomma qualunque altra cosa che è già motivata nel momento in cui diventa pubblica, quella non è che c'è bisogno dell'abstract, già va scritta tenendo in considerazione il fatto, credo io, che quel documento avrà anche una lettura diversa da quella giudiziaria endoprocessuale. Ed è il discorso che facevo prima rispetto alla funzione sociale, che in qualche maniera, al rilievo sociale che in qualche maniera i provvedimenti giudiziari hanno, soprattutto da parte della nostra lettura. Io perché prima ho detto all'avvocato, non ho detto che dobbiamo pubblicare tutto quello che abbiamo. Io ci tengo a questa cosa, perché io non sono uno di quei giornalisti che pensano che qualunque cosa dobbiamo avere la dobbiamo dare, perché dobbiamo intercettare tutti, perché è giusto che si scopra tutto. No, quello che devono fare i magistrati lo devono fare con riferimento ai loro obiettivi, che è appunto individuare eventuali colpevoli di eventuali reati. Questo è lo scopo rispetto al quale devono scrivere i provvedimenti.
Però è evidente che nei momenti in cui lo scrivono devono sapere che ci saranno anche altre letture, che quello che loro scopriranno e metteranno nel loro provvedimento per quell'obiettivo lì sarà letto e divulgato anche con altri obiettivi. E su questo io non credo che si possa tornare indietro, perché è giusto che sia così. E è inevitabile. Lei dice, ma perché allora i provvedimenti di archiviazione, per esempio, quelli se non sono pubblici, non sono pubblici, pazienza. Io non ritengo che noi dobbiamo avere accesso a qualunque cosa perché dobbiamo scoprire la verità di come si muove il potere. Se lo scopriamo, bene, ma lo dobbiamo scoprire attraverso, in questo caso, atti giudiziari molto invasivi che devono necessariamente avere quell'obiettivo lì. Dopodiché però la nostra lettura è anche diversa. Allora, un giudice che scrive un provvedimento credo che debba farsi carico anche di questa cosa, sapere che quello che lui inserisce può avere anche un'altra lettura e quindi deve rimanere dentro l'ambito del suo obiettivo processuale, ma essere consapevole del resto. E quindi se, no, se pensa che alcune cose non servano, non le deve mettere. Oppure se invece ritiene che servano, le deve mettere anche sapendo che poi diventeranno non soltanto materia di articoli, ma addirittura mezzo di lotta politica, perché poi questo sta succedendo. E però se serve al processo, allora è giusto che li metta. Se non serve, non è giusto che li metta. E questa è l'ultima cosa che dico. Credo che riguardi anche la polizia giudiziaria, perché poi nel processo a un certo momento noi prendiamo anche gli atti di polizia giudiziaria e non a caso il procuratore di Roma ormai ex aveva fatto una circolare invitando anche la polizia a essere continente, diciamo così, nei propri provvedimenti, perché a volte poi quello è uno scamotage, no? Uno le deleghe nelle deleghe oppure nella richiesta di proroga delle intercettazioni, la polizia giudiziaria magari ci mette un sacco di roba che non serve perché sa che poi dopo quella roba lì comunque poi finisce nel processo e finirà per essere divulgata. Allora, da questo punto di vista, e non è che lo dico contro i miei interessi, perché tanto di materiale ce ne avremo comunque sempre tanto, credo, per lavorare anche con finalità che non sono soltanto quelle di raccontare il processo, ma di raccontare ciò che il processo consente di svelare e che abbia un valore pubblico e sociale. No, anche quella. No, un chiarimento a Bianconi, il quale dava per ineluttabile l'interesse dei media, dei giornali, alla fase delle indagini preliminari è inevitabilmente minore al dibattimento, perché passano gli anni, il dibattimento è una stanca ripetizione qualche volta degli indizi e delle fonti di prova già acquisite, eccetera. Ma guardi, il suo giornale all'indomani delle inaugurazioni dell'anno giudiziario dava una notizia che probabilmente poi non è stata ripresa molto, che cioè circa il 50% delle azioni penali intraprese dal pubblico ministero registrano l'assoluzione nel merito, nelle fasi di giudizio. Ora, scusi, ma questa non è la mera ripetizione, è il capovolgimento, è la vanificazione delle indagini preliminari a cui voi avete dedicato mesi. Ecco, sì. Ma questo vuol dire, se si accetta, lo dico provocatoriamente, se si accetta questa posizione vuol dire squalificare inevitabilmente il lavoro dell'informazione, perché un'informazione che insegue altre cose e dei temi della giustizia, evidentemente della giustizia, cioè della ricerca della verità, non si preoccupa granché. Ecco, questa è una contraddizione che non, alla fine fa scoppiare, come diciamo, il sistema. E non credo che si possa continuare così. Questo è verissimo. Io credo che ci sia una responsabilità da parte dell'informazione da questo punto. Adesso poi stiamo parlando dei magistrati, di come si scrivono i provvedimenti, però è evidente che potremmo fare un altro convegno dedicato a come i giornali e i mezzi di comunicazione. I giornali purtroppo ormai sono una sacca residua delle informazioni, i giornali stampati, diciamo, perché purtroppo
la gran parte dell'informazione è ancora più complicata, resa in maniera più complicata, resa dal fatto che è tutta immediata e fatta sulla rete internet. Ma a parte questo, è verissimo quello che lei dice. Il problema però qual è? È che purtroppo vigono delle regole per cui magari la persona interessata di quel provvedimento, 3 anni dopo, 4 anni dopo, non è più protagonista pubblica di quella cosa. Cioè, non ha, magari fatta fuori anche per... Certo, ho capito, dipende da noi, però io le sto dicendo la causa non di una cosa che funziona, di una cosa che non funziona, ma che però, rispetto alla quale l'informazione è relativa, la responsabilità dell'informazione è relativa, perché non segue fino alla fine tutto l'iter. E quindi, però poi il fatto che prima c'è stata l'indagine con quegli elementi che poi non hanno retto al dibattimento è un'altra questione. Dopodiché a volte la soluzione per grandi fatti sarà una soluzione nel merito per motivi giudiziari, tecnici, giuridici, di diritto, però i fatti narrati nella ricostruzione iniziale magari rimangono gli stessi, e qui entreremmo in quella famosa distinzione tra responsabilità penale e responsabilità sociale, civile, politica, che è un altro argomento di un'altra tavola rotonda. Faccio soltanto un esempio, perché l'ho fatto prima, il processo per l'omicidio Cucchi che è in corso. Lì è stato ricostruito un fatto in maniera ormai, non voglio dire inoppugnabile perché gli imputati lo contestano, però quantomeno c'è anche uno che ha confessato rispetto a una ricostruzione, diciamo, che appare abbastanza fondata. È possibilissimo che dall'accusa, che è omicidio preterintenzionale, quelli vengono assolti perché c'è la mancanza del nesso causale tra le percosse e la morte. Ci potrebbe essere, è un esito possibile. Se fossero assolti, non è che fa venire meno tutta la ricostruzione, tutto quello di cui abbiamo parlato fino adesso intorno al caso Cucchi, cioè il pestaggio, le coperture del pestaggio e tutto il resto. È un processo molto particolare, ma è un esempio del fatto che dentro il processo, attraverso il processo, noi seguiamo una serie di fatti che poi rimangono tali, o comunque sia mantengono la loro importanza, indipendentemente poi dall'esito giudiziario. Ma questo non assolve i giornalisti. A me mi è capitato tante volte di sentirmi dire, e non c'è, ho lavorato in tanti giornali, quindi non è che devo scoprire, ma dice vabbè, ma se l'assolvono chi se ne frega. Quando io dicevo bisogna seguire perché c'è stata, oggi ci sarà la sentenza e quindi potrebbero assolvere, a me, ma se l'assolvono, purtroppo funziona anche così. Grazie. Allora direi che è stata un pomeriggio interessante, mi auguro, anche per chi ha partecipato. Chiuderei ringraziando ovviamente tutti e ricordando, per chiudere proprio con questa ultima osservazione, ricordando lo scritto di Giuseppe Pignatone, che dice una cosa secondo me molto interessante, che riprendeva Bianconi, cioè ci può essere nel materiale del processo del materiale che può rispondere ad obiettivi diversi, e Pignatone ne individua uno in quello che può essere la crescita della società rispetto a determinati fenomeni. Fa l'esempio ovviamente della mafia e della corruzione e indica i filmati che per esempio sono stati poi resi pubblici per quanto riguarda l'andrangheta lombarda Paderno Dugnano, lo scambio dei soldi, oppure l'omaggio ai boss alla Madonna di Polsi nella riunione dell'andrangheta sempre a Paderno Dugnano, per dire che al di là della rilevanza strettamente processuale, questi fatti, che sono fatti storici, hanno contribuito seriamente a far capire alla società che cos'erano questi fenomeni. Quindi io credo che, ovviamente sempre con grande attenzione, però dobbiamo anche dividere, diciamo, gli obiettivi che sono sotto i nostri occhi, perché il materiale processuale ovviamente deve essere utile nell'ambito del processo, ma noi non possiamo sottovalutare l'utilità più ampia che può avere, anche
appunto gli esempi che ho fatto di crescita determinati in relazione a determinati fenomeni. È chiaro che è una materia che va, come dire, toccata con grande prudenza e con grande attenzione, perché non dobbiamo mai dimenticare che appunto ci possono essere situazioni di lesione dei diritti delle persone che poi, se la stampa non li riprende le assoluzioni neanche a distanza di mesi, sostanzialmente il danno è enorme. Bene, vi ringrazio tutti e grazie a tutti i partecipanti. Che magari proprio il nord sono stati due assolti, però il fatto è questo che è importante, questo. Non sono stati assolti, no, vabbè, certo, però dico, potevano essere assolti perché magari però è vero, l'intercettazione era stata fatta male, magari quella era nulla, sì. Però poi 50 processi su